Ci siamo? Ok, grazie, buonasera a tutti, ai presenti e ai distanti. Oggi presentiamo il libro di Giuseppe De Marzo, Radical Shock, Diritto alla salute, collasso climatico e biodiversità, edito da Castelvecchi, con la prefazione di Don Luigi Ciotti. Ne discuteremo insieme in questo incontro che è stato organizzato qui in Fondazione, appunto dalla Fondazione Basso e dall'Associazione Salviamo la Costituzione. Ne parleremo con l'autore insieme a Grazia Francescato, una delle protagoniste delle battaglie ambientaliste sin dall'inizio degli anni Ottanta, già deputata, presidente del WWF e dei Verdi, e con il professor Gaetano Azzariti, presidente dell'Associazione Salviamo la Costituzione e professore ordinario di diritto costituzionale alla Sapienza. Doveva essere con noi anche l'onorevole Rossella Muroni, ma purtroppo ha avuto un impedimento all'ultimo momento causato da ragioni familiari, se ne scusa, e quindi in qualche modo dovremo ripartirci tra di noi un po' il tempo che avanza dell'intervento dell'onorevole Muroni. Giuseppe De Marzo non ha bisogno evidentemente di presentazione, è sicuramente uno degli attivisti più importanti in questo momento nel panorama dei movimenti politici italiani. E direi non soltanto italiani, visto anche il suo impegno decennale, pluridecennale in America Latina. Devo dire, anni fa, quando cominciai a studiare il costituzionalismo latinoamericano, il concetto di buon vivere, la dottrina scientifica costituzionalista, comparatistica ovviamente, non costituzionalista ovviamente, non sapeva neppure di che cosa si stesse parlando. L'unico, diciamo, su cui ho potuto approfondire i libri su cui ho potuto approfondire questo concetto erano appunto quelli di Giuseppe, e lui è responsabile delle politiche sociali di Libera, oltre che coordinatore della rete dei numeri pari. Io non entro, diciamo, nel merito del libro, che ho letto, ho studiato, ho approfondito, mi riservo, come dire, magari di intervenire dopo anche per rompere un po' il ghiaccio e quindi aprire così il dibattito tra di noi, e passerei quindi subito la parola a Grazia Francescato per il primo intervento di questa giornata. Grazie. Grazie, ringrazio. I latini dicevano nomen omen, il nome e il destino. Io ringrazio due volte, una volta perché sono chiamata a presentare il libro di Giuseppe, poi dirò che cosa per me Giuseppe, e la seconda per la scelta del luogo, perché la Fondazione Basso per tutti noi. Io mi fa piacere un tanto detto degli anni Ottanta, in realtà io dal millennio scorso, dal 1900, ho 76 anni, quindi puoi fare il calcolo, e sono entrata nell'ecologismo negli anni 70, nel 70, e esattamente mezzo secolo fa, ci pensavo l'altro giorno, ero a Stoccolma, a giugno, alla prima conferenza su ambiente e sviluppo, dove già tutto era sul tavolo. Questa è la cosa impressionante, Giuseppe. Quando dico tutto, intendo i problemi, l'analisi dei problemi, quindi dell'intreccio tra crisi economica, ecologica, ambientale e sociale, e i rimedi. E i rimedi erano abbastanza simili a quelli che poi dopo non possono che essere quelli, sono sempre quelli, no? Quindi, sulle spalle, mezzo secolo di ambientalismo in prima linea, e soprattutto, e questa è la cosa che mi avvicina più di tutte a Giuseppe, mezzo secolo di passione per Madre Terra, perché uso la parola passione dal latino, patio, perché la parola passione contempla da un lato l'amore, l'empatia, l'afflato, anche la gioia della relazione, poi arriverò a quello che dice lui, la vita, no? È un sistema, una rete di connessioni, e dall'altra però la sofferenza, una sofferenza molto forte nell'aver dovuto testimoniare la lacerazione, la distruzione di questa rete di ecosistemi, ed è per questo che sono qui, perché Giuseppe è un amico da sempre, ma un amico biodiverso, anzi posso dire autopoietico, adesso che ho imparato dopo aver letto il libro, perché ciò che è vivente è autopoietico, dice lui, ed è verissimo. E quindi noi abbiamo insieme vissuto questa passione per Madre Terra. E nei luoghi forse più belli del pianeta, come l'America Latina, quindi l'Amazzonia, stato in Colombia, in Ecuador, a imparare soprattutto dai nostri amici popoli indigeni, in particolare popolo Uva. Popolo Uva è una parola che significa popolo intelligente, popolo che sa parlare. Noi, quando ero presidente dei Verdi, siamo state varie volte
capo insieme a delegazioni di vari, non erano soltanto i Verdi, ma erano soggetti di associazioni in difesa dei diritti, in difesa della giustizia ambientale e così via. Ci siamo stati varie volte e ci siamo trovati a fianco di un popolo che era diviso in due. Questa cosa la devo dire perché è molto bella. C'era un pueblo di Abajo, che era fatto di attivisti, di militanti che difendevano il loro territorio dall'invasione di questa grande multinazionale petrolifera che si chiamava Oxy, e noi ci siamo presto resi conto che però loro avevano un aggancio, un legame molto forte con quelle che loro chiamavano Werhara, cioè le guide spirituali, che non si mostravano mai, erano invisibili, e vivevano intorno sulle vette delle Ande, intorno a 3.000 metri. E abbiamo capito che quando loro dovevano prendere una decisione, sparivano per un paio di giorni, poi tornavano, si faceva una riunione e si sceglieva una strategia. Noi, ovviamente, molto incuriositi da questo metodo, alla fine, grazie al lavoro che abbiamo fatto con loro, abbiamo conquistato la loro fiducia, e quattro di noi, ti ricordi Giuseppe, non possiamo dimenticarcelo, hanno avuto il permesso di salire lungo una strada che va presente il film Mission. Ecco, più o meno così, non c'erano strade, era una situazione tra l'altro estremamente problematica perché c'era ancora la guerriglia, delle guerriglie che si confrontavano, e poi c'era ovviamente tutta la malavita che ruotava intorno alla droga, quindi era una situazione estremamente difficile. Però abbiamo avuto questo privilegio di incontrare questi guerrieri, che è stato un salto indietro nel tempo a una memoria ancestrale che già c'è sepolta dentro ciascuno di noi e che qualche volta riemerge nella sua infinita forza, proprio la forza millenaria. E loro ci hanno detto, loro non parlavano ovviamente lo spagnolo, però noi avevamo con quelli del Pueblo d'Abajo, traducevano, loro parlavano la loro lingua, loro ci hanno detto che loro erano in possesso di un'altra tecnologia spirituale che gli permetteva di resistere alla presenza diabolica di questa grande multinazionale petrolifera e che gli avrebbe permesso di cacciarla, cosa che hanno fatto. Non vi dico come, questo magari ve lo racconterò un'altra volta, però noi siamo stati testimoni, credo, di una storia di resistenza, di resilienza umana, culturale, e pensate cosa significava da parte di questo popolo di 7.000 anime dire no alla violenza nella Colombia nei primi anni del 2000, quando avrebbero potuto benissimo, noi glielo abbiamo anche chiesto, se ti ricordi, ma perché non chiedete aiuto? E loro hanno detto no, perché la madre terra non vuole la violenza, quindi noi dobbiamo riuscire a liberarci da questa compagnia petrolifera con la nostra cultura, la forza della nostra cultura e della nostra spiritualità. E lo hanno fatto. Ovviamente noi abbiamo dato una mano. Allora, quando si vivono delle avventure, la parola avventura in questo caso non è esagerata di questo tipo, e quando poi si è compartecipi, resi partecipi, perché questo è stato il privilegio che abbiamo avuto, di una cosmovisione antichissima, millenaria, che ha al centro la sacralità della terra, la Pachamama. Ecco, allora queste cose che poi lui ha scritto sulla interconnessione, adesso ci arrivo, non sono elucubrazioni, per quanto interessanti, di un intellettuale, ma sono proprio la spremuta, vorrei dire, di quello che è stato vissuto in tanti tanti anni e che poi è stato, ecco, autopoietico, riciclato, rigenerato, rivissuto in tutte le battaglie che sta facendo adesso, perché è sempre la stessa battaglia. Mettere insieme la difesa del pianeta, la giustizia ecologica e quella sociale, non assolutamente non cambia nulla, e declinata in centinaia di modi, in centinaia di declinata secondo appunto le varie culture. La prima cosa che lui ha scritto come sottotitolo è diritto alla salute. Devo dire che le cose che tu hai detto nel libro sono molto simili a quelle che ho pensato anch'io, e non è casuale, visto che le nostre strade sono così vicine, durante questi due anni di pandemia, in cui purtroppo pochissimi hanno scavato per capire quali sono le cause reali. C'è stato molto dibattito sul fatto se quel famoso pipistrello fosse stato nell'orribile wet market oppure nel laboratorio, fuggito dal laboratorio, quando in realtà non aveva importanza, perché il pipistrello non doveva stare lì, doveva stare nella sua caverna, nella foresta, nel rispetto degli ecosistemi, perché poi tu citi le stesse cose che cito io, gli stessi studi, perché chiaramente, e questo noi lo dobbiamo capire,
Il Covid non è che l'inizio, purtroppo, non voglio fare la catastrofista, ma è così, perché man mano che vengono distrutte le foreste, che sono il vero vaccino, che vengono distrutti gli ecosistemi, che gli animali selvatici sono stanati e gettati sempre più vicino alle aree urbane, sempre più in contatto con gli umani, è evidente che si creano le condizioni ideali per il famoso salto di specie, tu citi anche il libro, no? Sullo spillover, esatto. E quindi questa possibilità di andare più a fondo è stata purtroppo gettata via. Abbiamo assistito, io grazie al cielo mi si è rotta la televisione durante il lockdown, quindi poi dopo non l'abbiamo più fatto aggiustare, adesso meno che mai ce n'è bisogno, però non si è andati a fondo di che cosa veramente, di quale lezione veramente portava la pandemia, che secondo me, ho trovato anche, che anche c'è nel tuo libro, è capire che nonostante che tutti quanti, che il sentimento mainstream sia quello di tornare alla cosiddetta normalità, è proprio nella normalità che come un baco nella mela si annida il problema, anzi la serie di problemi che ci hanno portato a questo punto, perché la pandemia è una sorta di avatar, no? La crisi pandemica di una crisi molto più ampia, che è un intreccio di crisi, come dice lui. E quindi, anche se tutti vogliono tornare alla normalità, bisogna avere il coraggio di dire a chiare lettere, e lui lo dice in maniera, devo dire, assolutamente diritta e pregnante, non c'è più un prima a cui tornare, c'è un dopo da inventare insieme. Se avessimo avuto ancora un minimo di dubbio su questo punto, quello che è successo il 24 febbraio avrebbe spazzato via questo dubbio. Non c'è più un prima a cui tornare, c'è un dopo da inventare insieme. E questo dopo è un cammino molto difficile, arduo, ma l'unico che possa preservare poi la vita come interconnessione, questa visione olistica che ci è stata regalata dalla cosmovisione indigena, ed ha, secondo me, e vedo che anche tu praticamente condividi, tre stelle polari. La prima è il concetto di cura, quindi la cura del gatto di casa, del basilico sul balcone, della famiglia, del territorio, del pianeta intero. E cura è un concetto estremamente interessante, qui c'è meno nella tua, c'è più interconnessione, ma perché mette insieme due ingredienti. Il primo è la presa di responsabilità individuale e collettiva, quindi mi prendo cura del territorio, del pianeta e così via. La seconda però, che prendo cura ravvivandola con l'empatia, con l'affetto, con l'amore. Io dico da tanto tempo che questo nostro inquietante ma stimolante inizio di millennio ha bisogno di intelligenze calde, capaci di mettere insieme cuore, cervello, ragione e sentimenti. E quando mi chiedono, quando vado in giro a fare le conferenze, o anche le battaglie, tutte e due, spesso tutte e due insieme, ma secondo te qual è l'ecosistema più a rischio? Io da almeno 10 anni non dico più sì, la foresta amazzonica, chiaramente, divorata dagli incendi, la barriera corallina che si sbianca per via del cambiamento climatico, ma io dico l'ecosistema più a rischio è questo. Forse vi ricordate Conrad Lorenz, Il declino dell'uomo, quando diceva nel 1988, che era il suo testamento spirituale, che più veloce del degrado della natura corre il degrado della specie umana. E quindi il degrado del paesaggio esteriore è un riflesso del degrado del paesaggio interiore. Cosa che molto raramente viene detta, perché quello è l'ultimo tabù. Cioè guardare l'orrore dell'umano, degli umani, è l'ultimo tabù. Adesso siamo costretti a farlo. Quindi la cura. Mi fa piacere, in questi giorni, mentre leggevo il tuo libro, leggevo anche quelli di Vandana Shiva, perché io domenica sarò a Scandicci a presentare i libri della mia vita, quali sono i libri che ti hanno influenzato. Non devo certo raccontare a voi che è Vandana Shiva, i libri che ha scritto, però il concetto di cura è assolutamente cruciale. Il secondo, che è quello su cui lui batte in continuazione, è il concetto di interconnessione. E in particolare la pandemia ci ha gettato in faccia che l'interconnessione tra salute umana e salute dell'ambiente, quel concetto che adesso va di moda a chiamare One Health, no? Addirittura l'anno scorso è passato, io ero nel gruppo di Women 20, poi addirittura nel G20, perché, come dice costantemente Giuseppe nel suo libro, c'è questo furto delle nostre, non solo delle nostre idee, ma del nostro linguaggio. Per cui adesso questa aggressione, io non dico neanche del capitalismo, del sistema insostenibile che abbiamo messo in piedi, si nasconde, cerca di mettersi addosso il mantello dell'invisibilità di Harry Potter, no? E acquisisce il nostro codice.
tutte green, tutte sostenibili, mai visto un greenwashing esteso e massiccio come in questo momento, una transizione ecologica che di fatto è una finzione ecologica guidata da un ministro che è un transumanista, perché prima o poi qualcuno, anzi sarebbe bello poter fare un dibattito su questo. Ecco. Quindi, come dice giustamente lui, la salute che loro ci propinano è un'altra forma di malattia che va semplicemente a vantaggio di un sistema ormai così, così legato al profitto, che forse anche volendo non potrebbero più smantellarlo. E quindi questa analisi più profonda della pandemia che fa lui, che è un'analisi che io avevo alla televisione rotta, però penso che non si sia mai sentita nei talk show, no? Nel dibattito, cosiddetto dibattito pubblico, in cui si parlava solo della mascherina, quando metterla, quando toglierla, e quanto era deficiente quel infettivologo e quell'altro. Quindi la classica cosa delle fazioni che vediamo anche adesso in questa guerra, quindi l'incapacità di portare avanti un dibattito pubblico. La terza cosa, e sono contenta che lui non lo dica, è una sostenibilità autentica, che deve essere ambientale, sociale ed economica. Perché non lo diciamo neanche più, Giuseppe? Perché ormai sostenibilità è un mantra costantemente evocato, non c'è più documento a livello territoriale, locale, nazionale, internazionale che non la evochi, ma di fatto è molto raramente tradotto in qualcosa che possa assomigliare vagamente alla sostenibilità. Quindi noi siamo già costretti a cambiare codice di nuovo, a inventarci per le nostre lotte un codice nuovo, o comunque più consono a quella che è la realtà, perché questa operazione di smascheramento, secondo me, Giuseppe, è quella fondamentale da fare. Oddio, si smascherano da soli anche, va detto, perché sono cadute tantissime maschere in questo momento, però l'operazione proprio filosofica di smascheramento è estremamente importante. Devo dire che abbiamo a fianco, comunque, non siamo soli, grazie al cielo, abbiamo a fianco, poi arriverò ai movimenti che sono della sua ricetta, l'ingrediente blu, ma abbiamo a fianco scienziati, abbiamo a fianco, io li chiamo punti luce, ecco, punti luce sarebbero persone, realtà, movimenti, organizzazioni che fanno bene le cose buone. Questo far bene le cose buone era una cosa che mi diceva sempre mio zio missionario, il quale diceva che il suo fondatore, lui era un missionario della Consolata, diceva: bisogna fare bene il bene, perché se non si fa bene il bene si creano problemi enormi, e li vediamo. Quindi persone, punti luce sono persone, movimenti, organizzazioni che fanno bene le cose buone e producono, senza neanche nominarla, quella sostenibilità che invece è svanita ormai dal panorama pubblico. Però questi punti luce non fanno costellazione. Non fanno costellazione ancora, non si uniscono, non si conoscono, spesso non si integrano. E quindi nel nostro piccolo, io ho scelto questa frase, Giuseppe, non so se ti piace, io da quando ho lasciato la politica dei partiti, che sono ormai 7 anni, mia ultima esperienza politica è il passaggio dopo i Verdi dentro SEL, ovviamente ancora ottimi rapporti, però insomma, adesso dirò anche perché non faccio più politica, poi tu mi direi che cosa ne pensi. Ecco, devo dire che mi dedico soprattutto a conoscere, individuare i punti luce e nel mio piccolo aiutarli a fare costellazione. Perché la politica si fa lì? E poi leggerò questo pezzo molto bello in cui tu descrivi cosa sono i movimenti. Perché la politica è un progetto per la polis, leggere la pancia delle parole, capire l'etimologia delle parole è fondamentale. Il progetto per la polis che dovrebbe, in teoria, avere una visione del mondo che non è, una Weltanschauung che non è l'ideologia. L'ideologia è una visione del mondo rattrappita, anchilosata, fredda. Da questa visione del mondo dovrebbe discendere una strategia e poi anche un po' di tattica, comunque mi allevo per fare cose, eccetera. Io sono stata testimone, stando dentro la politica, seppur in modo piuttosto diverso dagli altri, che c'è stato un ribaltamento prima graduale, poi veramente fragoroso, per cui la politica è solo tattica per la conquista e mantenimento del potere, ma manco più per i partiti, per le bande all'interno dei partiti o per le singole persone. Strategia, quindi la visione del mondo è desaparecida, strategia qua e là, ma poco, no, poco sistemica, poco autopoietica, come diresti tu, e quindi tattica, strategia, visione del mondo desaparecida, che cosa resta della politica? Pochissimo. Quindi non è lì che si può, tra virgolette, costruire il futuro.
Perciò bisogna fare da sé, e questo lui lo dice continuamente, questa cosa, non aspettare che siano gli altri a fornirci la nuova visione del mondo, anche perché c'è stato in questi ultimi anni, correggetemi se sbaglio, uno solo che l'ha fatto. Poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, ma quando sono stata invitata in Vaticano a fine del 2015 e ho sentito, ho letto la Laudato Si, ho tirato un respiro di sollievo. Poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, ma quella non è un'enciclica ecologista, quella è una visione del mondo, è appunto l'ecologia integrale. Ma altri, correggetemi se sbaglio, gli altri grandi autori di visioni del mondo recentemente non le ho viste, e quando si vedono, come adesso con Putin, beh, sono visioni del mondo che ti lasciano agghiacciata. Allora, qual è la via d'uscita? Io ho detto punti luce che fanno costellazione, ma in fondo Giuseppe dice la stessa cosa, perché quando dice, ecco, grazie alla nascita dell'ecologismo dei poveri, si sono strutturati e diffusi i primi movimenti per la giustizia ambientale e sociale, che hanno tematizzato e politicizzato questioni apparentemente separate: lavoro, terra, sviluppo, partecipazione e giustizia ambiente. Due cose sono importanti qua. L'ecologismo dei poveri, noi ci siamo sentiti dire tutte le volte, ti ricordi Giuseppe, che l'ecologismo era una roba da ricchi, un lusso che i popoli invece del terzo mondo, cosiddetto terzo mondo, i popoli poveri non erano interessati. Noi abbiamo sempre avuto esattamente le prove contrarie, non solo, ma abbiamo imparato come si fa la battaglia ecologista proprio stando con le popolazioni indigene rurali, che questa è una cosa bella che diceva Andrea Scima, attenzione, sono poveri ma non miseri, c'è una differenza tra miseria e povertà. La povertà molto spesso delle popolazioni indigene e delle rurali, prima che la colonizzazione le rendesse miseri, era semplicemente uno stile di vita sano e sostenibile, veramente sostenibile, sobrio, estremamente sobrio. Ma noi quando stavamo dal Yuba, mica dormivamo nelle amache, ci mangiavamo una scodella di legno, mica ci sentivamo poveri, eravamo ricchi di relazioni, non solo con loro, ma con la natura intorno, perché questa è la vera ricchezza. Poi quando loro precipitano in questi deserti urbani, quando sono costretti a lasciare il loro territorio, la loro identità profonda, diventano miseri, e tra povertà e miseria c'è una profondissima diversità. Come diceva Andana Shive, proprio in questi giorni sto leggendo un suo saggio su questo. Quindi quando tu dici grazie alla nascita dell'ecologismo dei poveri, vuol dire, e questo non si trova molto in giro, questo riferimento all'ecologismo dei poveri, io insomma leggo molto, non nomina quasi nessuno, perché sembra che appunto, e ancora lo dicono in molti, compreso parecchi ecologisti, che là non esiste, perché è semplicemente sono impegnati in altre battaglie. No, non solo esiste, ma loro hanno fatto questo lavoro che io non ho visto mai fare meglio, di unire ciò che viene presentato come separato. Quindi l'interconnessione tra i problemi. Io mi ricordo anche quando parlavamo con i leader di questi popoli, e una delle cose che mi piaceva molto era che era bilanciato tra uomo e donna la rappresentanza, quindi era molto. O quando parlavamo con i nostri amici dell'America Latina, questa capacità di mettere insieme le cose e di farle vibrare con la spinta del cuore c'era, ed era molto forte. E quindi sono d'accordo con te che questi movimenti sono oggi la più grande speranza dell'umanità per cambiare il punto di vista culturale, e questo è il punto cruciale, perché se non ci sarà un salto di qualità della coscienza collettiva, quindi quello che qualcuno, Aurelio Peccei, mi ricordo quando l'ho intervistato nel 72, chiamava un salto copernicano, che poi ovviamente loro non hanno fatto, perché loro un singolo biodiverso anche lui, quindi un salto di qualità della coscienza collettiva, noi non andremo da nessuna parte, perché è veramente il cambiamento di paradigma culturale quello che siamo chiamati a fare. E quindi, ripete, dice lui, hanno messo al centro dell'agenda politica planetaria la consapevolezza di quanto sia determinante per il funzionamento delle nostre vite riconoscere e difendere la relazione con tutta la comunità della vita. Quindi una visione assolutamente olistica, che è la prima regola dell'ecologia. Tu sostieni, ogni cosa è collegata ad ogni altra. E da questo centro vivo che esce la spinta alla battaglia in un modo diverso, nuovo, innovativo, autopoietico, vedi che ho imparato la parolina magica di modo diverso, sempre. E questa, la cosa interessante, che questo c'è anche nella, l'avete letta tutti, la Laudato Si e poi i fratelli tutti, no? C'è anche in queste due encicliche, questa capacità appunto di mettere assieme
e di far capire che la vera ricchezza è, sono le relazioni tra i viventi, le relazioni che compongono la vita, che altro non è che una rete di connessioni. Quindi tu l'hai detto anche molto più chiaro più in là, ecco, quando lo ripeti dici non basterà solo lottare, abbiamo bisogno di un salto culturale, dobbiamo scegliere di licenziare il dominante in ciascuno di noi per dare spazio al frater. Questo è un passaggio che per me è molto importante, perché le battaglie anche della sinistra erano un po' anchilosate, un po' tanto, dal fatto che il dominante era il nemico e tu ti sentivi quello però, quello buono, quello nel giusto, no? Che lottava contro il cattivone di turno. Così non è. Io cito sempre una frase agghiacciante, bellissima, un verso di Emily Dickinson, che è la mia poetessa preferita, che dice, prima lo dico in inglese, poi lo traduco: "Ourselves, behind ourselves concealed, should startle most. Assassin in the apartment hid is horror least." Traduzione. Noi stessi, dietro a noi stessi nascosto, questo ci dovrebbe spaventare più di ogni altra cosa. L'assassino, nascosto nell'appartamento, è orrore minore. Un pugno nello stomaco che ti stende, ma è così. Saper vedere la propria ombra, sapersi confrontare con il dominante interno, con il padrone interiore, scoprire il frater, che non è certo facile, e non è certo facile vivere la relazione di fratellanza, ma è l'unica via d'uscita. E la fratellanza, lo ripetiamo, perché lui alla fine di questo capitolo dice proprio: siamo la terra, siamo natura umana, siamo la terra. Ecco, questa fratellanza va vissuta con tutto quello che il Papa chiama il creato, che noi chiamiamo madre terra, la Pachamama, anche quello è una definizione che ci è rimasta dentro. Quindi ci sono poi tutta una serie, adesso qui non voglio prendere troppo tempo, ma poi per tradurre questo nuovo modo di fare battaglia, anche una serie di strategie applicate per esempio all'agricoltura, alla salute, i nuovi modi in cui questa vita fatta di relazioni circolari può andare avanti. Mi piace questo, adesso non lo leggo, ma questo coltivare la biodiversità equivale a coltivare la salute, perché però in questo momento noi stiamo, insieme a Vincenzo, abbiamo consegnato un PNRR per il recupero di un giardino storico, di una comunità, non saprei neanche se chiamarla religiosa, una comunità che dialoga con tutte le altre religioni, una comunità di monaci e monache, tanatologi, antropologi, e quindi in questa risurrezione di questo giardino storico abbiamo previsto proprio questa coltivazione della biodiversità, ovviamente l'agroecologia, con l'orto obiettivo, con tutta una serie di cose, perché la cosa interessante che poi di questo libro è che questo non è un predicozzo di uno che poi fa l'intellettuale, basta, non che fare l'intellettuale sia qualcosa di però di uno che poi le pratica queste battaglie, che sa ancora come si fa andare in piazza, che ormai è un'attività, devo dire, come posso dire, ecco. e che le traduce via via in piccole realtà, in punti luce. Ecco. E quindi noi siamo qui per capire quale sia la strategia per rafforzare questi punti luce e, se possibile, aiutarli a fare costellazione. Quindi credo, poi magari parlerai della scuola, io non so se parlarne o no. Sì, magari poi ne parli tu. Abbiamo già un progetto insieme per fare costellazione. Grazie. Grazie. Io devo delle scuse alla dottoressa Francescato, ma il mio ricordo degli anni di lei e degli anni Ottanta è molto semplice. Il 15 giugno del 1987, io avevo meno di 6 anni, sono del settembre dell'81, e mia nonna, che aveva ormai deciso che dopo 40 anni era arrivato il momento di smettere di votare per la Democrazia Cristiana, quel giorno, il 15 giugno dell'87, è il primo giorno in cui alle elezioni politiche nazionali si presenta la Federazione dei Verdi, non era ancora la Federazione dei Verdi, mi porta nella cabina elettorale insieme a lei. E ovviamente lo scrutatore, il presidente di seggio, diceva: "Beh, ma il bambino ha 5 anni, non sa manco leggere, sapevo leggere." E entro dentro la cabina con mia nonna, col placet del pubblico ufficiale, e mia nonna mi chiede: "Antonello, ma questa volta per chi devo votare?" E io le dissi: "Nonna, devi votare per il sole che ride,
perché mi sta tanto simpatico. Ora io vengo da un paesino di 2000 abitanti in cui Mastella dominava, tuttora domina, in provincia di Benevento, e il 16 giugno del 1987, no vicino, sì. 16 giugno del 1987 uscì in quel paesino di 2000 abitanti il primo voto dei Verdi. Mi pare che, penso sia il primo e l'ultimo. Motivo per cui io quando penso a lei penso agli anni Ottanta. Ma che meraviglia! Guarda, questo confesso anche uno dei voti più belli che abbia mai ricevuto. Uno dei voti più belli che abbia mai ricevuto. Questo, su Mastella poi. Questo per scusarmi. Come una figura. Sugli anni Ottanta. No, ma spero sia andato in prescrizione questo reato. Chiedo per me. Mi pare bellissimo perché vedi il sole che ride. Quindi tu hai scelto. La relazione con la vita mi aveva colpito anche perché era il periodo di Chernobyl, io l'avevo vissuto in maniera traumatica e c'era questa immagine del sole che ride che era una reazione a quell'evento. Forse è una cosa che dovete segnarvi tutte e due. Sì, ma è bellissima perché poi tra l'altro io sono convinta che i bambini come i poeti sanno andare dritti al cuore delle cose e lui ha scelto la vita, non è che ha scelto un partito, lui ha scelto il sole che ride, che è un simbolo bellissimo, la forza dei simboli. Mi faceva piacere appunto in questa circostanza condividerlo con lei, a distanza di tanti anni. Professor Azzarini. Allora, facendo un giusto, ovviamente è invalidata tutta la lezione del 75. Ho sentito il tappino. Ho sostituito. Va bene. Allora, io devo dire questo. Io faccio il rozzo giurista, giusto appunto, e quindi ho letto questo, ho imparato molte cose dalla lettura di questo testo, e perché pur parlando di una prospettiva molto lontana dal diritto che io pratico, di una prospettiva ecologica, di una prospettiva di economia ecologista, non so come dire, ho trovato molte sintonie, come dire, con il mondo del diritto, di quel diritto forse critico, cui più faccio, sono affine. E ne vorrei provare a farvi una traduzione appunto di questo tipo, come agli occhiali anzi di un giurista può risultare questa riflessione che, come veniva detto, è molto coerente in sé, autopoietica se vogliamo usare questo termine, ovvero olistica, cioè onnicomprensiva e apparentemente, ma solo apparentemente, chiusa in sé, come dire, per fugare, faccio questa lettura per fugare, l'idea che l'olismo sia qualcosa che non colloquia, non si interrelaziona con altre scienze sociali, per esempio. Io ho la tendenza a mangiarmi i microfoni, non so perché, capisco che devo stare più distante. Per esempio, con il mondo del diritto. E vado a quello che, non so se Giuseppe sarà d'accordo, perché, ma forse no, ma quello che per me è il punto più rilevante della sua trattazione, il punto più rilevante che credo sia uno spunto polemico, non so dire, ce lo diranno loro, se è polemico all'interno del mondo della ecologia, al mondo, sì, dell'ambientalismo, però certamente è il punto più polemico nei confronti del mondo, ecco, nei confronti del mondo del diritto, per quanto mi riguarda. Io credo che sia tra i pochi, questo libro, tra i pochi che pongono in discussione il modello di sviluppo, per dire in poche parole. Cioè che fuoriesce, in qualche modo è, tra virgolette, rivoluzionario, perché è tra i pochi che esce dall'idea che invece bisogna mettere a posto le cose. Lui usa questa... è molto importante l'uso delle parole. E allora, per arrivare alla sintesi, direi questa, la polemica, io la leggo in chiave di polemica, netta. Io farei polemica, netta, io la faccio all'interno del mio mondo, tra l'idea che bisogna semplicemente limitarsi a fare una transizione, come viene detto proprio prima, bisogna rimettere le cose come stavano prima, sostanzialmente. C'è un prima a cui tornare, veniva detto. Ecco, contro questa idea, non bisogna tornare per nulla a un prima, ma in qualche modo bisogna immaginare il dopo. E questo è uno spunto strettamente polemico perché presuppone, io direi proprio dal punto di vista logico,
prima che politico, sociale, ideologico o d'altro, presuppone un giudizio critico sul presente. Critico sul presente. E sono discorsi anche difficili a farsi, perché in qualche modo molto esposti all'idea, ecco, dell'ideologia. Io devo dire questo, a proposito dell'importanza delle parole e poi del fatto che le parole sono convenzioni, quindi basta mettersi d'accordo. Io, per quanto mi riguarda, io sono spesso accusato di essere un ideologico. Io rivendico la mia ideologia, perché ritengo che ci sia una netta distinzione tra ideologia e ideologismo. Ideologismo è il fatto che tu vuoi, come dire, riportare le cose del mondo che non ti piacciono alle tue idee. E l'ideologismo è una prospettiva hegeliana, di filosofia dello spirito, di ricondurre tutto ad uno spirito che tu immagini e in realtà in qualche modo è soltanto una finzione. Ma l'ideologia è qualcosa di nobile, cioè sono gli occhiali con cui tu leggi la realtà, e in cui tu non è che pieghi la realtà, ma con cui tu ti confronti con la realtà. Sostanzialmente semplicemente una prospettiva non appagata del reale. Ecco, io rivendico questa ideologia, questo modo di dover leggere la realtà secondo anche i tuoi valori, anche secondo anche i tuoi valori. Questo vuol dire, mettendo insieme le due cose con cui ho accennato, che da un lato bisogna in qualche modo mettere in discussione il modello di sviluppo, e per mettere in discussione il modello di sviluppo bisogna avere un atteggiamento critico sul presente. Guardate, questa è ideologia, nel senso che vi ho detto. Perché può darsi che c'è sicuramente qualcuno, a cui questo presente va bene. E allora non deve essere, in qualche modo, farà riflessioni di tipo diverso. Se però, partiamo da questo presupposto, che ripeto, non è dato, ma è semplicemente soggettivamente dato, lo sforzo maggiore è quello di cercare le cause che ci hanno condotto sin qui. Se noi riteniamo che l'attuale presente è un presente critico, è un presente da cambiare, e vogliamo proporci di cambiare l'attuale presente, bene, io credo che l'impegno maggiore che noi dobbiamo, su cui dobbiamo impegnarci, è ricercare le cause che ci hanno portato sin qui. Di più, io penso che c'è un secondo e collegato atteggiamento che dobbiamo avere. Se noi siamo critici, se noi vogliamo ricercare le cause, dobbiamo anche essere molto disposti al cambiamento. E anche questo sfugge molto spesso. Devo dire, poi dirò meglio, forse nel libro è molto chiara, come dire, il modello di vita, lo stile di vita che si propone. Qui si accenna, perché gli stili di vita sono complicati. Però io credo che dobbiamo avere molto chiaro che la coerenza, se non vogliamo semplicemente tornare al prima, dobbiamo essere disposti a cambiare. Ecco, e questa è la domanda che vorrei pormi e porvi. Fino a che punto siamo disposti a cambiare? Perché adesso non voglio fare soltanto una battuta su una battuta, non so quanto azzeccata. Perché se noi dovessimo pensare che per risolvere i problemi dell'ecologia, o ancor più, o assieme a questi, risolvere il problema della guerra, basta rinunciare all'aria condizionata, beh, insomma, francamente non cambieremo. Non è questo il punto, voglio dire. Io credo che cambiare lo stile di vita vuol dire qualcosa di più, lo dirò alla fine, anzi, vuol dire qualcosa di più, ma molto più impegnativo. Non vuol dire semplicemente, come dire, limitarsi a rimettersi in discussione. Lo dico dopo. Io faccio il giurista, io faccio il costituzionalista. E allora penso questo, per esempio, che cambiare il modello di sviluppo vuol dire avere ben presente qual è il modello di sviluppo dominante, giuridico dominante, economico dominante, in base al quale è inevitabilmente, lo dico come analista, il dominio è quello, diciamo, del mercato. Ecco. Mi chiedo se, perché il PIL, perché lo sviluppo del PIL, perché lo sviluppo del nostro stile di vita è in qualche modo legato a che cosa?
all'idea dell'arricchimento, appunto, dell'arricchimento individuale che poi è anche un arricchimento sociale. Guardate che dietro di questo c'è una cultura importante, il calvinismo, Max Weber ci ha insegnato che dietro di questo c'è il capitalismo. A te non piace dirlo, nemmeno a me piace dire il capitalismo, perché il capitalismo è una riduzione dello stile di vita a cui noi siamo giunti. Guardate, si può essere calvinisti, io ho molto rispetto per i calvinisti seri, ho meno rispetto per il mercato, francamente, perché è più distruttivo e distorsivo, ma ho molto rispetto per il calvinismo e di chi magari ritiene che, come dire, la sua crescita individuale deve prevalere sulla crescita sociale. Io la penso in modo diverso. Io la penso in modo diverso e penso che la critica del modello di sviluppo deve in qualche modo comportare e fare i conti con gli altri modelli di sviluppo possibili. E mi chiedo, la prevalenza della logica di mercato, se vogliamo dirla in termini giuridici della lex mercatore, sostanzialmente, che domina lo sviluppo sociale, è la stessa che in qualche modo viene affermata dal costituzionismo del secondo dopoguerra, il costituzionismo democratico del secondo dopoguerra. Io dico sempre che bisogna qualificare le parole. Ecco, allora il costituzionalismo è qualcosa di molto generale, generico, il costituzionismo moderno è qualcosa di più specifico. Io penso e voglio dire se le logiche di mercatori in qualche modo siano conformi o meno a quello che è il costituzionismo democratico moderno del secondo dopoguerra, pluralista, che in Italia si è affermato nella Costituzione del 48, negli ideali della Costituzione del 48. E la mia risposta leggendo la Costituzione, non interpretandola, che è il secondo passaggio, ma semplicemente leggendo la nostra Costituzione, è che ci sia una netta alternativa tra lo sviluppo che si è incardinato negli ultimi anni, negli ultimi molti anni, e la dimensione costituzionale che pone al centro la persona. Se è vero, come è vero, che la grande rivoluzione del costituzionismo del secondo dopoguerra è la centralità della dignità della persona. E questo è un canone, di giudizio per capire se il nostro sviluppo si è incentrato o lo possiamo e lo dobbiamo criticare. Sostanzialmente. Io devo dire che sono, ho detto altre volte per altri profili, e scusate se qualcuno che è qui presente lo ha già sentito dire da me, io penso che una delle grandi, dovremmo tornare a riflettere sulla distinzione pasoliniana tra sviluppo e progresso. Io credo che, come dire, la centralità della dimensione mercatoria in qualche modo ha avuto vita facile perché abbiamo perso quello che appunto Pasolini diceva, l'idea del progresso, che è una idea di emancipazione degli individui, di ciascuno e di tutti. Mentre lo sviluppo è molto più omologante. Lo sviluppo è la crescita del PIL che ci arricchisce tutti. Ecco, io credo che in qualche modo dobbiamo tornare a... Io non penso che, non ho il mito del buon selvaggio, voglio dire, non penso che bisogna tornare alla povertà e la povertà sia un valore, non penso questo. Penso qualche cosa di diverso, penso soltanto... Prego? La povertà come sobrietà. Esatto. Io penso, esattamente, io penso, l'esempio che ci è stato fatto prima era molto indicativo, cioè è molto... non solo romantico, torniamo alla natura, ma è un elemento di crescita, di formazione individuale, quella in qualche modo in cui tu ritrovi torni ad avere un equilibrio con la natura e con le persone più in generale. E questo libro di questo mi sembra che parli esattamente di questo. Io faccio il giurista e allora vorrei tradurre, forse allontanandomi, allargandomi lo sguardo, non so come dire, tradurre come tutto ciò si possa tradurre in termini di diritti. Di diritti. Anche nel diritto, certo, molto più forse nell'ambiente, nelle discussioni ambientaliste, diciamo così, si confrontano due modelli. Io l'ho tradotto in termini di poco fa, l'ho tradotto in termini di diritto costituzionale in senso proprio, da un lato, come dire, la prevalenza della persona, dall'altro la prevalenza dell'economia.
mi piace ricordare sempre, quindi anche in questa occasione, il magistero di Stefano Lodà, il quale ha scritto uno straordinario libro che riguarda diverse straordinarie riflessioni sull'Homo Dignus, sostenendo che il Dio con lui, sostenendo che questo fosse un paradigma antropologico, giusto appunto, ambientale, mi verrebbe da dire in questa occasione, perché cito, a memoria, questo è il senso, cito il più grande portato del costituzionismo della dopoguerra è l'affermazione della persona e quindi l'aver contrapposto l'homo economicus rispetto all'homo dignus. Io credo che ancora stiamo là. E questa è la sfida, io credo che questa stiamo là, ma che sia anche questa la sfida. Ahimè, anche all'autore che prima, a cui prima facevo riferimento, ho l'impressione che mentre l'homo dignus sia... abbia fatto dei passi indietro, ahimè, ai noi, l'homo economicus ne abbia fatti tanti in altro, tanti in avanti, e allora rimettere in discussione il modello di sviluppo credo che debba rimettere in discussione questa dicotomia, questo rapporto, questo conflitto, perché la messa in discussione del modello di sviluppo vuol dire anche mettere in discussione conflittualmente i rapporti tra le persone. Quando tu dici, qui non so se abbiamo un accordo o un disaccordo, lo vedremo eventualmente, quando tu dici le interrelazioni, io aggiungo attenzione, però nelle interrelazioni, e forse anche le interrelazioni non sono tutte sempre pacifiche. Cioè io voglio confrontarmi con chiunque, ma anche in termini polemici, nel rispetto dell'altra persona. L'ho detto poco fa, io non è che non rispetto, come dire, i mercanti, però voglio avere il diritto di contestarli, di confrontarmi, di lottare magari contro le loro persone, ma contro le loro prospettive. Dunque, io adesso annuncio tre cose, poi la voglio fare breve, poi eventualmente le approfondisco, ma poi voglio arrivare ad una conclusione. Le tre cose che voglio dire sono queste. Come si fa a riaffermare l'homo dignus rispetto all'homo economicus nel diritto, nel diritto costituzionale? C'è una formulazione che viene anche richiamata, che viene spesso richiamata in ambito ambientale, che viene richiamata un poco anche dal costituzionismo andino, che viene molto richiamato, che è quello della madre terra, sì. Che è quello della costituzione, della costituzione di natura, della natura come. Io vorrei discutere un attimo di questo, in termini non polemici, ma in termini sostanziali. Anche nel diritto si confrontano sostanzialmente due visioni, quella antropocentrica e quella ecocentrica. Ed è vero, come anche qui e lì viene richiamato in termini ambientalisti dal libro di Giuseppe, ed è assolutamente vero che nel diritto costituzionale le visioni antropocentriche sono state dominanti. Voglio anche dire questo, le visioni antropocentriche sono state dominanti, ma sono state anche declinate in prospettive politiche, economiche, costituzionali assai diverse. Anche di sviluppo della persona, dei diritti della persona. Dico quello che sappiamo tutti, antropocentrica nel senso che si vede la natura al servizio dell'uomo. È vero, anche la legislazione ambientale in qualche modo ha sofferto di questa interrelazione e in qualche modo si è pensato, ogni tanto con buona coscienza, che la natura al servizio della persona servisse alla persona per affermarsi nella sua formazione. E quindi in termini positivi, la socialdemocrazia, lo sviluppo sostenibile, la categoria dello sviluppo sostenibile, e se avrò tempo, alla fine tornerò su questa nozione che ha imperato, è in qualche modo una categoria anche giuridica, lo sviluppo sostenibile. Forse lo dirò, è stata anche inserita in Costituzione.
aggiungo un ahimè, ma per spiegare questo ahimè non ci arriverò. No, ci arriverò, perché un ahimè adesso lo metto tra parentesi, perché lo devo spiegare, non basta. Non me la posso cavare con un ahimè. Però è anche vero che le visioni antropocentriche sono anche quelle che sono state poi determinanti, dominanti, neoliberali, neoliberiste, se vogliamo dirle così, in cui lo sviluppo sostenibile si intendeva una natura al servizio della persona, non più della persona, ma dello sviluppo e quindi del mercato. Ecco, io credo che questo sia lo sviluppo, la visione antropocentrica che dobbiamo combattere. L'ecocentrismo, l'altra visione, quella che a noi più piace, quella della madre terra. Ecco, io voglio porre questa domanda a me stesso e a tutti voi, per evitare, voi sapete l'accusa all'ecocentrismo, ma sono visioni antilluminista, questa è l'accusa che se normalmente si formula. Ecco, allora per sfuggire a questa semplificazione, io mi chiedo questo, ma di fronte, qual è il patto in base al quale dovremmo inserire, avere una costituzione ecologica? Se non semplicemente raccordando, mettendo assieme, come dire, la dimensione dell'uomo con la dimensione della natura. E allora, in qualche modo, la costituzione naturale, la costituzione della natura, la costituzione della madre terra, non può che fare i conti con la dimensione politica della stessa. Anche qui lo dico, avrei bisogno di molte ore per motivare, ma siamo, insomma, più o meno conosciamo come stanno le cose. Il costituzionismo andino ha una straordinaria forza e rispetto della natura, ma ha una scarsa capacità precettiva. Perché la verità, ahimè, è questa, che la foresta amazzonica è tutelata, ma poi c'è Bolsonaro. E allora, in qualche modo, la sfida che noi dobbiamo assumere è esattamente questa. Come riusciamo a limitare Bolsonaro, a limitare il potere? E voi sapete che il diritto costituzionale a questo serve, a dividere il potere e a garantire i diritti fondamentali della persona. Se tra i diritti fondamentali della persona, come certo, mettiamo anche quello ambientale, ecco che ed è in qualche modo una sfida a tutti noi. Ecco che non possiamo fare a meno di affrontare la questione della dimensione politica. Veniva detto bene, il termine, e torniamo ancora una volta al significato delle parole, il termine politica è un termine che soprattutto i giovani, fa ormai inorridire i giovani, ed è un gran peccato, perché la politica è il governo della polis, e se noi rinunciamo al governo della polis, rinunciamo a noi stessi, al nostro sviluppo sociale, e sono convinto che rinunciamo anche a poter dare un carattere di prescrittività alla dimensione ambientale. Cioè, in qualche modo la diamo vinta a chi la politica e la pratica senza, nella logica dello sviluppo, nella logica dell'attuale modello di sviluppo. Sì, è una bella lotta, lo sapete perché, e anche qui scusate se sarò assertivo, ma devo farla breve. La mia impressione è che nella inconsapevolezza dei più, nella consapevolezza dei pochi, nella critica di quelli di ancora più pochi, ma nella inconsapevolezza dei più, sta prevalendo la dimensione dello sviluppo, nonostante le catastrofi, nonostante la pandemia e nonostante la guerra. Grazie proprio. Che in qualche modo sta accentuando questa dimensione. Siccome ho poco tempo, farò dei riferimenti forse simbolici, ma dietro il simbolo c'è la sostanza. Io sono rimasto stupito sul fatto che non ho mai sentito, salvo in qualche cantina del sapere, ma veramente cantine oscure, una riflessione sul PNRR per quanto riguarda le parole. Per quanto riguarda le parole. Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ripresa di che? Ripresa di che? Le parole sono significative, in qualche modo forse è onesto che si chiami PNRR.
perché in qualche modo la ripresa del modello economico liberista, questa è la ripresa, se vogliamo riprendere, il precedente era questo, o il modello di sviluppo vecchio, se vogliamo essere coerenti con il significato delle parole, coerentemente, forse anche correttamente, ma appunto non ho sentito nessuno che si preoccupasse del fatto che esplicitamente si dica non sarà più come prima, poi invece vogliamo tornare come prima, magari cioè, facendo peggio di prima, meglio di prima da alcuni punti di vista, ma certamente è la ripresa del modello precedente, cioè del modello economico liberista, se questo è, e questo nessuno discute. Io so che a molti anche ambientalisti piace questo termine, che io a me prima non piaceva, adesso odio direttamente. Resilienza. Io nella pandemia non sono stato resiliente, ho sopportato, sperando che finisse il prima possibile, spero che finisca il prima possibile, la crisi ambientale, ancora più la guerra, ma non sono resiliente vuol dire che tu ti adatti al peggio. Io non ho nessuna intenzione di adattarmi al peggio. Resiliente è resistere in condizioni difficili. Io non ho nessuna intenzione di permanere in una condizione difficile. Io no. E tanto è vero che la resilienza ha avuto la sua coerenza. Perché, attenzione, in pandemia, se io ho un'attività produttiva o faccio una professione, il fatto che mi diano dei ristori è essenziale per la mia sopravvivenza. Quindi non sono contro, non sono stato contrario e sono contro i ristori o il calo delle bollette energetiche, ma non è questo il punto. Il punto è il gas, il punto sono le fonti ambientali, le fonti di energetiche, quali sono le fonti energetiche. Se io in qualche modo abbasso le bollette e sono contento perché non ho i soldi per pagarle, forse non io ma molti non hanno i soldi per pagarle, e mi danno dei ristori perché ho chiuso la mia attività imprenditoriale e mi metto di salire, sono contento. Ma, e questa è resilienza, ma francamente non mi bastano, perché io voglio mettere in discussione il modello di sviluppo. Voi lo sapete tutti, perché fate tutti, ci occupiamo tutti di queste cose più che meno. Bene, nel PNRR, in non pochi, 59 miliardi dedicati all'ambiente, non sono pochi, ma come sono stati distribuiti? Qual è il modello di sviluppo che hanno individuato? Ci sono scelte di radicale cambiamento? Queste sono, e non do le risposte perché forse le sappiamo le risposte, queste però sono le domande che dobbiamo porci. Ma voi vi ricordate, io non ho sentito nessuno trasecolare, come io sono trasecolato, sul titolo che hanno messo. Rivoluzione verde, rivoluzione. Rivoluzione verde è una contraddizione in termini, se facessi il giurista e volessi fare un fossi logico, direi ma come, la ripresa non ha nulla a che fare con la rivoluzione, quindi decidete, non potete chiamarlo rivoluzione verde, chiamiamo, in realtà il titolo esatto è rivoluzione verde e transizione, ecco, chiamiamola transizione che è meglio, transizione, richiamiamo non ritorno indietro, perché è meglio, e però francamente non usiamo, non vocalizziamo un termine difficile a porsi, la rivoluzione. Noi abbiamo bisogno, io posso dire questo in sintesi, per arrivare all'ultimo passaggio, che è quello sulla riforma costituzionale, quindi non posso esitare. Noi credo che abbiamo veramente bisogno di una rivoluzione. Di una rivoluzione è un termine che io francamente forse eccessivo, ecco. Ma certamente non ci possiamo limitare a decarbonizzare o degassificare o tornare al nucleare. Dobbiamo in qualche modo capire quali sono le fonti alternative specifiche, in qualche modo possono farci cambiare modello di sviluppo, giusto appunto. E qui l'appello a gli ambientalisti e alla scienza ambientalistica da parte di un giurista è veramente molto sentita. Io non ho possibilità, competenze per dire se, quando e entro che termini possiamo, come dire, avere una società ecologica, però credo che questo sia l'obiettivo e il punto. Io credo che per raggiungere questo però dobbiamo cambiare lo stile di vita. E cambiare lo stile di vita collettivo e individuale vuol dire modificare il welfare,
Vuol dire, farò degli esempi soltanto, vuol dire per esempio rinunciare al trasporto, ridurre, all'idea del trasporto individuale per il trasporto pubblico. Non sono mai uno scherzo. Altro che rinunciare all'aria condizionata. Rinunciare ai nostri vantaggi. Rinunciare, ridurre. Prego? Che non sono più vantaggi. La rinuncia, un passo avanti. Perfetto, per te. Però facciamo, come dobbiamo convincere tutti gli altri, che il centro di Roma si chiude. No. Non abbiamo mai proposto questa visione. No, ma lo propongo io, perché voi siete regionisti, io sono rivoluzionario. Prego. dobbiamo in qualche modo porci il problema della sanità. Io sono da secolo dal fatto che la seguo al fatto che aumentiamo il PIL al 2% per le armi, ma questo ne parliamo un'altra volta, ovviamente. Ma tra seguo il fatto che aumentiamo le armi, non voglio parlare di guerre, di armi, perché non finire più. Però certamente in qualche modo a scapito della sanità, dopo la pandemia, noi in qualche modo vogliamo non porci il problema della sanità, perché tanto la pandemia in questi giorni, in queste ore, ma poi fra qualche giorno e qualche ora ritornerà, non è più un problema, non è ritenuto più tale, e allora abbandoniamo la sanità a se stessa e ci proponiamo, perché c'è la guerra in Ucraina, di aumentare il PIL al 2%, ma questa è cronaca, questa non è storia, questo non è modello di sviluppo. Insomma, io credo che dobbiamo prendere per esempio in modo molto concreto in considerazione il fatto che dobbiamo essere più soli. Potremmo essere più sobri, qualcuno l'ha ricordato qualche giorno fa, in realtà, lo voglio ricordare anch'io. La politica politicante, ricordate, ha fatto fallire un'idea e ha ritenuto del tutto illusoria, un'idea che non ricordo più l'anno, quindi non lo citare, Enrico Berlinguer propose l'austerità, la sobrietà. È una politica. E tra le politiche berlinguariane quella che non è neppure iniziata, ha avuto tante conflittualità, tante ilarità nei suoi confronti, che non è pure iniziata. Ecco, io credo che invece dovremmo adottare la sobrietà come parametro di vita, parametro nei confronti dei consumi che vengono sviluppati. Sobrietà, attenzione, farò un esempio anche specifico a proposito del gas e la crisi eventuale energetica del gas. Vuol dire non rinunciare all'aria condizionata, no, ma in qualche modo distribuirla in modo diverso, perché è evidente che non il calore o gli impianti di refrigerazione devono operare per i soggetti deboli, perché agli ospedali l'aria condizionata dobbiamo dargliela, e in qualche modo quindi vuol dire una redistribuzione dei poteri, e questo certamente occupa un piano propriamente costituzionale, quello della redistribuzione dei poteri. Da tanto tempo a questa parte il diritto costituzionale, la politica, forse anche lo sviluppo, lo sviluppo industriale, la prevalenza del mercato, ci ha fatto dimenticare che cosa? La dimensione più propriamente politica e costituzionale è quella della redistribuzione dei poteri. Il costituzionismo divide e regola i poteri. Ecco, questo lo abbiamo dimenticato. Se in qualche modo il riconoscimento di diritti di natura vuol dire anche questo, ben venga. Due ultime cose. Visto che faccio il professore di diritto costituzionale, non posso esimermi da ricordare che è stata finalmente introdotta l'ambiente in Costituzione. Abbiamo fatto proprio qui qualche tempo fa una discussione su questo e quindi non lo voglio ripetere. Il mio giudizio personale è aperto e problematico su questa revisione costituzionale. Perché il fatto che sia stato tolto, grazie ad un emendamento, nella discussione alla Camera, quello che voleva essere introdotto nell'articolo 9 della nostra Costituzione, lo sviluppo sostenibile, credo che sia stata una cosa buona e giusta, perché avrebbe in qualche modo inquinato la riflessione sull'ambiente. Anche qui lo dico in breve, la categoria dello sviluppo sostenibile è una categoria molto amata da alcuni,
che alcuni, chiamiamoli progressisti, chiamiamoli, so se lo saranno pure, per carità, progressisti, però è una categoria molto ambigua, perché è anche una categoria, come tutti sapete, dell'ordoliberalismo, che sostiene semplicemente questo, che certo è uno sviluppo possibile purché al servizio dell'economia, in qualche modo i diritti al servizio dell'economia. Ora noi potremmo anche, sarebbe anche utile, aprire una discussione sulla sostenibilità, perché è un'altra parola ambigua, che anche tutti noi, anche voi usate la sostenibilità, però credo che l'invito che io faccio è quello di riflettere su che cosa voglio dire sostenibilità, perché è una parola, ripeto, ambigua. Se per sostenibilità si intende, come dire, un ribaltamento dei principi dell'ambiente e dell'economia, va bene, ma non è detto. Perché la sostenibilità può essere sviluppo sostenibile, cioè esattamente il contrario, l'ambiente al servizio dell'economia. Questo è un problema che deve essere affrontato e risolto, ma mettere in Costituzione in qualche modo un'affermazione ambigua come questa, credo che sia un progresso. Uno. Due. Io non credo, francamente, che la modifica dell'articolo 9, un principio fondamentale, potrà cambiare più di tanto, perché la giurisprudenza costituzionale già in qualche modo ha detto molto, non può influenzare più di tanto il bilanciamento tra principi costituzionali, non voglio annoiarvi con cose troppo giuridiche, tecnico-giuridiche, e no. Però ricordo che questa riforma costituzionale, oltre ad aver modificato l'articolo 9, è stato modificato l'articolo 41 della nostra Costituzione. L'articolo 41 della nostra Costituzione è stata aggiunta una parola, sono state aggiunte tre parole, il primo e il secondo comma. Vi ricordo quello che dice l'articolo 41, non può svolgersi in contrasto con l'attività economica privata, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale in modo da recare un danno alla sicurezza, libertà, dignità umana e stata aggiunta a salute dell'ambiente. Ma quello che più mi interessa rilevare è quello del secondo comma dell'articolo 41, perché è molto significativo. Il 41 è stato aggiunto soltanto una parola. Dice, la legge diceva e continua a dire, la legge determina i programmi, i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata, l'attività economica in generale, possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Punto, fino a ieri. Questo ha permesso, per esempio, alla Corte Costituzionale, a fini sociali, di dire, l'Ilva, sì, c'è un problema ambientale, chi lo può negare, però c'è un problema di sviluppo, di lavoro, e scusate se è poco, è vero, sappiamo tutti che la chiusura dell'Ilva comporterebbe un problema di iniziativa economica privata, ma anche di lavoro. È stato aggiunto e ambientali. Bene, io credo che a questo punto un bilanciamento debba in qualche modo prevalere le ragioni ambientali, e no, la storia non si fa con sé, ovviamente. Credo che la questione ambientale di Taranto e di lavoro di Taranto debba essere in qualche modo legata allo sviluppo complessivo, deve ricadere sulla collettività in generale il problema, non solo ambientale, ma anche quello del lavoro e quello economico. Ultimissima battuta è la seguente. Giuseppe Capegrassi diceva alla fine della seconda guerra mondiale bisogna imparare dalla catastrofe, quella catastrofe. Oggi noi non voglio fare paralleli, senza seconda guerra mondiale. Coronavirus, guerra ucraina, no? Sono tutte situazioni assolutamente diverse, non voglio fare nessun parallelo, però sono catastrofi. Bene, imparare dalla catastrofe, sì, bisogna imparare dalla catastrofe, però si può imparare bene, si può imparare male. Allora, io penso che oggi siamo in un momento di svolta, perché imparare dalla catastrofe, il sottotitolo di Giuseppe è molto significativo, può voler dire due cose. Può voler dire, rendiamoci conto che bisogna recuperare una dimensione sociale della sanità, bisogna ricominciare a leggere l'articolo 32 della nostra Costituzione, sapendo che per essere la collettività la garanzia della salute ad ogni costo, e quindi bisogna investire e pensare a come deve essere ridefinito il welfare in materia sanitaria a favore della persona, e questo vuol dire anche un sacrificio dell'iniziativa economica privata, per esempio in materia sanitaria, oppure può voler dire l'inverso, e così anche la guerra. La guerra è una
catastrofe nella catastrofe. L'attuale guerra con il rischio nucleare è una catastrofe che può essere definitiva, nel senso che chiude la storia del mondo. E noi siamo pronti a pensare al gas, giustamente. Pensiamo al gas. Però, perché lo dicevo, poi, se domani ci chiudono il gas, avremo dei guai per quanto riguarda la nostra sovranità. Però per pensare al gas, io penso questo, che o pensiamo al gas come la crisi del gas, la crisi della dipendenza dalla Russia, dal nemico, dall'attuale nemico nei nostri confronti, della Russia, del gas, per tornare come prima e tornare al gas dato dagli americani anziché dall'Europa, anziché da altri, oppure porci la questione più complicata: il gas come leva del cambiamento, il gas come leva per in qualche modo avere un diverso modello di sviluppo che ponga, come dire, l'economia circolare, la produzione legata ai territori, la sovranità, la tutela, lo sviluppo di energie alternative come problema e obiettivo. Io non penso, non ne ho la competenza, ma sono sicuro che domani non riusciremo a risolvere il problema di gas zero e energia alternativa al 100%. Credo che questo non sia nell'ordine del possibile di domani, credo che debba essere nell'ordine del possibile del dopodomani. Mettere in discussione il modello di sviluppo, credo che questo voglia dire e non voglia dire altro. Mi fermo qua, grazie. Grazie professor Azzeridi. Direi che possiamo incominciare il dibattito se ci sono degli interventi dal pubblico. Io mi ero segnato alcune cosucce che vorrei proporre all'attenzione dei relatori e ovviamente dell'autore. La prima, che riguarda pagina 70, io ho studiato in maniera molto fedele il libro di Giuseppe. A pagina 70 tu utilizzi questo indicatore molto, molto suggestivo, che anche a me molto, piace molto perché colpisce molto, no? L'indicatore delle risorse della Terra, no? Esatto, no? Questo indicatore per cui ogni anno si calcola qual è il limite, diciamo così, dello sfruttamento delle risorse della Terra, del pianeta. E così, andando un po', vedendo su internet, perché questa cosa mi ha colpito, il fatto che, no, dicono quest'anno cadrà il 20 luglio, l'anno prossimo cadrà il... E sempre, ogni anno si va sempre più indietro. E ho visto che in realtà questo indicatore è dato da... è un calcolo, no? Considera, ho provato questo fattore, questo dato, che è la biocapacità annuale del pianeta Terra di produrre risorse, fratto l'impronta ecologica annuale dell'umanità, cioè quanto impatta rispetto alla produzione delle risorse dell'umanità con le sue attività, ovviamente innanzitutto le attività produttive, ma non soltanto, moltiplicato per 365 giorni, che sono appunto i giorni di un anno. Ed è interessante notare come prima questo indicatore, che viene tradotto come giorno del superamento, del sovrasfruttamento terrestre, prima veniva chiamata giorno del debito terrestre. Ora, la mia, che vuole essere un po' una provocazione a Giuseppe, non è che siamo di fronte, so che tu sei molto sensibile a questo tema, perché come la rete dei numeri pari sei, come dire, attento a questo tipo di ragionamenti, ma non è che questo indicatore, che è molto suggestivo, a me piace molto ed è sicuramente d'impatto, non è ancora troppo nella logica dello sviluppo. Cioè, voglio dire, qui non siamo forse di fronte a una sorta di principio di pareggio del bilancio dell'ecologia. Perché se tu ci pensi, che cos'è questo? A parte che è un'equazione, è già l'uomo che ragiona calcolando, diceva Nietzsche, è un passo dall'inferno. Ma siamo di fronte ad una logica da ottimo paretiano. Perché tu mi stai dicendo che se io riuscissi a sfruttare, perché comunque le sfrutto, le risorse che Madre Natura mi dà lungo tutti i 365 giorni, se arrivo al 31 dicembre e sostanzialmente ho utilizzato esattamente le risorse che Madre Natura mi ha messo a disposizione, non una di più, non una di meno, ho fatto il pareggio di bilancio, sto a posto. Eppure, se dovessi continuare così per sempre, come dire, le esternalità, per restare ad un linguaggio economicista, resterebbero, no? E impatterebbero comunque in termini ecologici generale
anche sulla nostra condizione di vita quotidiana. Ecco, quindi a me, riflettendo su questa cosa, veniva in mente anche una riflessione di uno dei padri dell'eco-socialismo, eco-marxismo, pure più eco-marxismo, che era André Gorz, il quale appunto evidenziava questo, cioè a dire siamo attenti, perché quando noi cominciamo a porre la questione ecologica e a politiche ecologiche, e quindi pensiamo anche ad un'economia ecologica, termine questo da intendere nell'accezione letterale del termine di economia oikos kas, no? E noi siamo esposti al primo e fondamentale rischio, che è il rischio della tecnocrazia, cioè della come dire, che si pongano in essere politiche tecnocratiche che in realtà all'apparenza, lui non parla di greenwashing ovviamente, ma all'apparenza sembrano sostenibili da un punto di vista ambientale e ecologico, ma in realtà altro non fanno che riprodurre sempre e soltanto lo stesso modello di sviluppo che non produce nessun tipo di progresso, perché alla base di questa logica tecnocratica, che forse è anche la logica e del pareggio di bilancio economico e del pareggio di bilancio ecologico, c'è un'idea di voler rallentare il cambiamento, cioè tu fai tutto questo per rendere sostenibile qualcosa che non è sostenibile più. Già il semplice fatto che tu ti poni il problema di fino a che punto una cosa è sostenibile, questo già dimostra in realtà che tu quel sistema già non lo reggi più, e già quel sistema è appunto insostenibile. Seconda osservazione, ma così a spot, si è parlato, è stato accennato Papa Francesco, Laudato Si, e la grande, diciamo, riflessione che ha fatto Papa Francesco sulla questione ecologica ambientale. C'è il grande problema che è arrivato al centro del dibattito, non soltanto politico, ma anche scientifico, devo dire, sui rifugiati ambientali. Dico questo soltanto, come dire, veramente uno spot. Noi siamo abituati, abbiamo assistito in questi anni ad una logica, tra l'altro in maniera anche abbastanza becera, in queste ultime settimane, in cui addirittura partiti di destra si mettono a fare i pulmini per andare a prendere i veri rifugiati politici al confine dell'Ucraina. Noi però abbiamo assistito ad una, come dire, a un'impostazione della narrazione in materia di migrazione in cui si distingue i rifugiati politici e i migranti economici. Dove c'è la guerra, quella vera, e quando di solito i rifugiati che arrivano sono, possiamo dirlo, simili a noi, no? Bianchi, con magari con gli occhi azzurri e i capelli biondi, comunque di carnagione chiara, quelli sono veri rifugiati, no? Gli altri sono tutti migranti economici che però fanno finta di essere rifugiati e cercano le garanzie e le protezioni che noi a tutti evidentemente non possiamo dare. Ma quando Elon Musk si metterà a fare le batterie al litio su scala globale e il deserto di sale della Bolivia verrà sfruttato fino all'ultimo centimetro quadrato, e si incomincerà quindi un'opera di sfruttamento generale delle risorse che sono ancora sottoterra, determinando degli squilibri innanzitutto politici, e questo è già successo in Bolivia due anni fa, le elezioni di due anni fa. Ma qualcuno mi vuole spiegare come si farà più a distinguere quei tipi di rifugiati che scappano, quei tipi di migranti che scappano perché il loro ecosistema in cui vivevano è completamente saltato? Come si farà a distinguere il migrante economico dal rifugiato politico per ragioni ambientali? La categoria dei rifugiati ambientali, secondo me, e questo è un punto molto importante, fa saltare queste dicotomie su cui noi abbiamo, fino ad oggi, ci siamo abituati a suoi fatti anche a ragionare le politiche migratorie generali. Da ultimo una riflessione, come ne parlava il professor Azzariti citando Rodotà, e come dire, la capacità che il diritto ha di essere permeabile ai mutamenti antropologici, la metto così per così un po'. A me veniva in mente questo caso, e per ritornare appunto ai nativi, Bowen versus Roy, della Corte Suprema Americana del 1986, che è un caso poco conosciuto, poco studiato, ma molto bello, il caso di Piccolo Uccello di Neve, questa bambina di una nasce all'interno di una coppia Navajo in Arizona, e c'è il rituale ancestrale di sotterrare la placenta nel
solito nel giardino di casa, ma ci sono degli spazi sacri per i Navai, e da lì la manifestazione della natura, lo spirito della natura indicherà manifestandosi il nome della bambina. E arriva, mentre loro stanno appunto facendo questa operazione, un piccolo petti rosso, cioè tutto intorno alla neve, si ferma lì e inizia a vedere che cosa stanno facendo. La natura si manifesta, la chiameremo piccolo uccello di neve. Quando il papà di piccolo uccello di neve va alla sicurezza sociale a chiedere sostanzialmente un contributo per la nascita di questa bambina, la signora, tutta contenta, dietro nell'ufficio dice: ah, arriva esattamente nel momento giusto, perché ci hanno finalmente portato i computer e possiamo incominciare a digitalizzare tutte le persone del nostro sistema che fanno parte del nostro sistema sanitario. E il padre della bambina dice: io non voglio che il nome di mia figlia venga iscritto dentro a quel computer, perché il nome di mia figlia, il mio nome, il nome di noi tutti è espressione appunto della manifestazione della natura, del grande spirito. E nella mia cultura, se io inserisco il mio spirito all'interno di una macchina artificiale, la vita di mia figlia non vivrà più nella realtà, ma in quella macchina. Che ho trovato sempre una metafora bellissima nel 1986, se consideriamo oggi appunto come le nostre vite siano tutte dentro i computer e i social. Questa vicenda assurda, perché era assurda e assurda raccontata oggi, figuriamoci nell'86, arriva fino alla Corte Suprema americana, la quale riconosce il diritto dei genitori di questa bambina a non registrare informaticamente il nome della bambina all'interno del database digitale che si era appunto creato, che il governo dell'Arkansas aveva creato. E la Corte Suprema riconosce questo diritto come una libertà religiosa. Ora, è chiaro che, e qui passiamo al piano politico, è chiaro che non è libertà religiosa, ed è chiaro che i giuristi sbagliano e hanno un approccio fortemente colonialista quando dicono: noi qui siamo di fronte, sì, a diritto, ma diritto ancestrale, diritto terrestre, un diritto autonomo, si parla, e già qui vedete come l'uomo bianco parla attraverso queste forme. E quindi possiamo dire che questa giurisprudenza, come dire, è da un punto di vista culturale fortemente critica. Però c'è un dato di fatto, che la Corte Suprema americana, non un giudice qualsiasi, ha metabolizzato questa storia, l'ha metabolizzata secondo certi schemi, secondo certi meccanismi, e ne ha dato un riconoscimento che è giuridico, ma che è anche politico, evidentemente. Ecco, allora mi domando, ma domando anche a Giuseppe, da questo punto di vista, do atto a Giuseppe, insomma, a tutti gli incontri che ho fatto con la rete dei numeri pari, c'è una grandissima attenzione al diritto. Però questa capacità che, come dire, di far emergere le diverse antropologie e al contempo darne un riconoscimento, questa, diciamo così, è una battaglia politica che può trovare nel diritto anche, come dire, e nei giuristi anche, come dire, un momento di dialogo, di confronto, e anche provare a fare una parte della strada insieme, voglio dire, creare alleanze con il diritto, con i giuristi, per provare, come dire, a porre in essere queste pratiche di riconoscimento di una diversa impostazione dell'ordine delle cose. Scusate se l'ho presa un po' lunga. Posso aggiungere qualcosa che si collega in modo che voi... Sì, facciamo fare, vediamo un po' e poi magari rispondi te alla fine. Certo. Dove ero? Devi stare zitto, Giuseppe. Beh, sì. Sento franco, io volentieri. Ti cambio io. Questa l'avevo già cambiata. Sì, faccio io. Aspetta che ci lascio, dobbiamo prima riempire di critiche. No, prendo la parola perché Antonello Cervo ha concluso con invitando tutti ad una alleanza tra ambientalisti e giuristi. Naturalmente è una cosa, bisogna sempre cercare alleanze verso obiettivi se gli obiettivi sono comuni. Ecco, io vorrei
proprio a voi che giuristi non siete, rammentare che i giuristi non sono tutti come il professor Azzardi. E il diritto non è il diritto costituzionale che nasce col paradigma della dopoguerra, diciamo con la Costituzione della Repubblica. E anzi, quella stessa Costituzione della Repubblica, nella lettura, ahimè, anche di tanti costituzionalisti, va scivolando verso una serie di indicazioni più che precetti che devono tener conto delle compatibilità, delle realtà e così via. Non solo, ma fuori dai costituzionalisti c'è tutto un mondo di giuristi settoriati che sono, scusate, io sono un po' antico, sono pure io del secolo scorso, del millennio scorso, abbiamo la stessa età. Vi ricordate quando qualcuno in Francia, Althusser, parlava degli apparati ideologici del consenso? Beh, c'è tutto un mondo del diritto che a volte programmaticamente e consapevolmente, a volte per insipienza, lavora come un apparato ideologico del consenso, o meglio, come un apparato ideologico di formazione di un senso comune diffuso, funzionale non solo al mantenimento del modello di crescita attuale, nel senso che già parlare di sviluppo sembra, come dire, un passo arrischiato, ma addirittura di un ritorno a un modello di diritto più neutro, più tecnico, cioè più funzionale al capitale, al mercato. E ahimè, in questo tipo di giuristi sono in ottima alleanza con un'altra categoria di tecnici intellettuali che si chiamano economisti, i quali lavorano, non tutti, ma diciamo la gran parte, già fa fatica a, come dire, a ritenere che i valori facciano parte dell'economia, quindi proprio staccandosi completamente pure dai padri dell'economia del Settecento che vedevano nell'economia una scienza umanistica. La scienza dei mezzi che deve raggiungere alcuni obiettivi. Chi li pone questi obiettivi? Molti economisti dicono che li pone l'economia. Allora, queste sono parole. La sostanza è che o gli obiettivi li pone il mercato, e cioè il mercato capitalista, o gli obiettivi li pone la collettività, e cioè la politica. La gran parte della scienza economica, come la parte prevalente oggi della scienza giuridica in Occidente, è funzionale a questo tipo di modello di sviluppo, modello unico, sono 40 anni, malgrado tutti i disastri che ha combinato e la dimostrazione anche di inefficienza, viene riproposto ogni volta, sembra che le crisi debbano cambiarlo. C'è la crisi del 2008 e tutto sommato non succede nulla. C'è la crisi di oggi e il tipo di delle risposte, e prescindiamo adesso dalle risposte specifiche, come si fa a contrastare, a bloccare la guerra, insieme a Gaetano Alzariti ne parleremo domani mattina, ma sembra che al di là delle parole, dell'uso delle parole, come dice Carofiglio, della manomissione continua delle parole, alcuni esempi li avete fatti anche voi, si ritorna esattamente
a quel tipo di discorso. Recentemente è stato pubblicato un libro, anche tradotto in Italia, che è Il codice del capitalismo, della Pistor, e cioè è, come dire, non la cultura giuridica italiana, ma la cultura giuridica anglosassone che ci dimostra che il diritto e alcune definizioni, alcune concettualizzazioni sono funzionali a quel modello di economia e di mercato e di capitalismo e così via. Allora l'invito che io faccio agli ambientalisti è di, nella politica delle alleanze, di non fare una politica di alleanza, come dire, di tipo generale, i giuristi, gli economisti, perché invece credo che obiettivo di chiunque ragiona sull'ecologia, sull'ambiente, sul mondo, debba essere individuare quelle strutture di pensiero, di tecnica, di apparenza scientifica, dovunque sia, e in particolare oggi mi appunto su economia e diritto, e quindi economisti e giuristi, che sono funzionali alla perpetuazione di questo modello. Ecco l'avvertenza e l'allarme che io volevo sollecitare. Grazie. Grazie a te. Ma intanto buon pomeriggio a tutte e a tutti e grazie innanzitutto a voi che siete qui, quei pochi perché siamo contingentati, perché siamo ancora nel tempo della pandemia, anche se intermittente appunto, e quindi non possiamo riempire come prima le sale, quindi facciamo un incontro per metà. Quindi grazie a Marina Boscaino del Comitato contro ogni autonomia differenziata nel paese, vedo a Federica Novelli del coordinamento di insegnanti contro le mafie e la povertà dell'Associazione Colibrì, Antonino Martino di Spazio Solidale, grazie per essere qui, Elisa Sermarini, gli altri che Vincenzo, e ovviamente ringrazio Franco Ippolito, Antonello, grazie a Francescato e Gaetano Azzariti per la bellissima occasione che ci date di, in questo luogo molto importante, di discutere. Quindi vorrei anche ricordare come, sì, 25 anni fa, grazie a Linda Bimbi, che ha influenzato molto del mio pensiero ed è stata una maestra per me nel nostro paese, a Linda Bimbi, a Giuseppina Suffreda, grazie a Francescato, abbiamo iniziato a discutere dei temi che oggi chiamiamo ecologia integrale. Abbiamo iniziato, grazie alla Fondazione Internazionale del Rio Basso, a poter cooperare con i popoli dell'America Latina e dell'India e quindi imparare da un'epistemologia diversa evidentemente dalla nostra. Avete fatto troppe sollecitazioni, quindi non ho oggettivamente la possibilità, vedete, mi riempite, quindi non ho la presunzione, sarei veramente disturbato di rispondere a tutto, ma al massimo provare a ricordare che, quindi ringraziando la casa editrice Castelvecchi che porta avanti questo lavoro insieme a noi, come questo testo in realtà non si pone l'obiettivo di sciogliere tutti i nodi, perché sarebbe un testo che non si può scrivere, ma parte da un tema che è stato un tema vissuto da tutti noi e continuiamo a vivere, quello del Covid, della pandemia, e quindi per provare a ragionare con delle lenti diverse, evidentemente un punto di vista diverso, su come affrontare questi temi. E quindi la prima riflessione che faccio a distanza di, se non erro, 2 anni dall'inizio della pandemia, ho scritto il libro a ottobre, quindi diciamo qualche mese dopo, quindi a distanza di 16 mesi, 18 mesi dal libro e a 2 anni dalla pandemia, la crudele pedagogia del virus ci ha spiegato in maniera molto chiara come le cose siano andate in maniera molto diversa rispetto a quello che il paese e chi era al governo e chi al governo ci ha raccontato. A essere colpiti sono stati innanzitutto i ceti più deboli del nostro paese, ma è anche vero che nonostante 40.000 chilometri di filo spinato e muri, il coronavirus, come gli altri virus, non si ferma davanti ai muri e
può colpire tutti, e quindi mettere in maniera molto veloce in ginocchio un modello, almeno per un breve periodo di tempo, un modello economico come il nostro. Non solo, ma la pandemia ci ha dimostrato un problema legato ai nostri media. Grazia lo ricordava, io non ho mai sentito, diceva, raccontare la relazione tra diffusione e alterazione dei processi, delle patologie legate ai nuovi virus con il collasso climatico e la riduzione della biodiversità, nonostante, chiedo ad Antonello, qui ho un documento del 2007 dell'OMS in cui si ricorda come le infezioni virali, batteriche o dei parassiti sono una delle minacce più consistenti in un pianeta dove il rischio del cambiamento climatico si fa sempre più grave. Una minaccia che è diventata realtà nei giorni dell'epidemia del Covid. Dice, la vera emergenza, insomma, non è l'epidemia, ma il riscaldamento globale. Se non faremo qualcosa per fermarlo, il futuro potrebbe presentarci malattie peggiori. In realtà, grazie, io ne ho parlato proprio il 9 marzo, fui invitato a Linea Notte, fui attraversare la città nel primo giorno di lockdown, quindi era abbastanza surreale anche per me, in questa macchina che mi aveva mandato la RAI, da solo, con Mannoni in studio, e per qualche mese sono diventato, non che non ci sia una splendida relazione, ringrazio, ovviamente Rai 3 Linea Notte, ma le apparizioni sono diventate molto più diradate, perché il fatto di aver raccontato in diretta che se volevamo uscire dal tempo della pandemia intermittente, non dovevamo solo occuparci di litigare su vaccino sì o vaccino no, ma dovevamo intervenire nel medio e lungo periodo a risolvere e sciogliere le cause che determinano l'alterazione dei processi di trasmissione di nuove patologie, così parliamo come parlano i biologi. Visto che SARS, Ebola e tutti i precedenti coronavirus sono la conseguenza della diffusione di virus di natura zoonotica, parliamo del 90% dei virus di natura zoonotica, quindi sono quasi tutti, che collegata al collasso climatico, e la relazione è semplicissima: aver alterato ecosistemi dove vivono animali selvatici, averli costretto alle migrazioni, fa sì che io, pipistrello della frutta, che dà origine poi a Ebola, sono costretto a lasciare il mio ecosistema perché voi, col vostro modello di sviluppo, l'avete distrutto, e in Nibasi, scusate, e a quel punto io porto il patogeno con me, e quando faccio lo spillover noi siamo fritti perché non siamo attrezzati a resistere. Quindi è curioso che, nonostante all'inizio questo testo sia stato utilizzato al Festival dell'Editoria qui a Roma, proprio prima della chiusura, è stato presentato anche dalla CEIA, Libreria San Paolo, dal direttore di Avvenire, quindi addestrato sicuramente dall'Espresso Avvenire, a tanti altri gruppi di riflessione critica nel nostro paese, interesse, dopodiché abbia trovato in particolar modo nel booster, chiamo così, del governo Draghi, quindi nell'acceleratore potente dell'ideologia di mercato, un muro invalicabile, dove il dibattito su come prevenire le prossime pandemie non c'è stato, il dibattito su come evitare di chiedere ai lavoratori della logistica, come è stato fatto da Confindustria in maniera criminale in questo paese, di continuare a lavorare nonostante tutto, non è avvenuto. E quindi interrogo anche voi, lo riporto nel testo, una delle questioni. Quindi il libro serve soprattutto a sollevare dei dubbi, a fare delle riflessioni, per poi arrivare a dare delle risposte che non possono essere alimentate né da un libro né da un singolo, ma da una collettività su che cosa mettere in campo. Ma nel libro io ricordo come i primi due mesi del 2020, gennaio e febbraio, a Milano e in Lombardia, 46 giorni su 60, secondo le nostre leggi, quindi ho difficoltà a questo punto sui concetti di legalità in Italia, non solo perché faccio antimafia sociale, ma anche da chi si occupa di ecologia sociale. La legge ci dice che dovevamo fermare Milano e la Lombardia perché avevamo dei picchi di PM2,5 e PM10 tre volte superiore alla norma, cioè stavamo facendo avvelenare un'intera popolazione. Legambiente, nel suo rapporto regionale, quindi dice apertamente come è stato possibile che il sindaco e il presidente della regione, quindi due schieramenti politici diversi, così non si arrabbiano, non hanno fatto nulla per garantire il diritto alla salute, semplicemente perché Confindustria, in nome di quella normalità, che altro, quindi ha ragione
il professor Lazzariti, quando si ricorda che mai più titolo più così evocativo, no, per certi versi, ripresa del modello liberista, resilienza, cioè dovete sopportare l'inverosimile nelle comunità. Perché questo ci hanno chiesto in Lombardia ed oggi i comitati dei familiari morti, perché la zona di incidenza non è casuale che abbia colpito i luoghi dove il PM2,5 e il PM10 insiste maggiormente. Ci sono studi dell'Università di Harvard, di Boston, di Bologna, di Bari, ma ce ne saranno tanti altri, questi sono i primi che ricordo, dove di fatto la maggior parte di tutto ciò che riguarda le nostre malattie cardiovascolari, respiratorie, le morti, parlo del rapporto WHO, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ad esempio, quindi degli 83 o 86 mila morti ammazzati da inquinamento dell'aria nel nostro paese, ecco, noi viviamo delle stragi continue decretate da un modello economico di sviluppo che decide che i lavoratori, le lavoratrici, gli ecosistemi, le comunità della vita degli animali sono esclusivamente al servizio della riproduzione del modello. Quindi il Covid ci è servito per fare una riflessione su quella che Papa Francesco definisce nella sua enciclica Ecologia Integrale e che i movimenti da cui provengo per la giustizia ambientale ecologica definiscono giustizia ecologica, e cioè quello che noi abbiamo compreso e che oggi, e quindi questo è qualcosa che ci possiamo portare a casa dopo 25 anni di battaglie dal nord al sud del mondo, che se vogliamo fare giustizia distributiva, quindi giustizia sociale, che sono le categorie da cui veniamo nell'Ottocento e nel Novecento, specie per chi ha nel movimento operaio, che per primo si è battuto nel nostro continente per distribuire parte della ricchezza, per garantire l'accesso alle stesse opportunità per tutti, ecco, oggi uno dei cambi straordinari che ci sono stati, che rappresentano rischi, se non li sai leggere, ma opportunità nel momento in cui costruisci le alleanze, se vogliamo perseguire la giustizia sociale, la precondizione sta nella giustizia ambientale. Cioè devi garantire a tutti i cittadini e le cittadine l'accesso alle risorse, allo spazio bioriproduttivo, perché questo materiale, questo microfono, da dove trasmettiamo, il maglione, come torneremo a casa, tutto altro non è che materia prima trasformata, ecoservizi sistemici che noi economisti brutalmente chiamiamo servizi ecosistemici gratuiti, cioè il ciclo dell'acqua, il ciclo dell'azoto, che non garantisce il modello capitalista. Li abbiamo trovati per grazia, per fortuna, per spirito divino, per karma, perché crediamo in Sira, non lo so, ma di fatto il ciclo dell'acqua, dell'azoto e dell'ozono l'abbiamo fatto noi. Sono quei 18 miliardi di ettari di biocapacità che la Terra mette a disposizione ogni anno, e qui arrivo a dire, se c'è quindi un legame fra giustizia sociale e giustizia ambientale, non possiamo fermarci più nel Novecento. E cioè il paradigma di civilizzazione non può essere ancora immaginato come un ponte tra socialismo giuridico, socialdemocrazia, comunismo, teologia della liberazione, cattolicesimo sociale, niente delle dottrine, dei paradigmi che arriva dal Novecento legittimamente poteva sciogliere delle crisi sistemiche, strutturali, terminali e inedite. Ho usato quattro aggettivi come si usano nell'università della UNAM di Città del Messico, la più grande università pubblica al mondo, dove mi hanno insegnato il professor Andrés Barreda, che insegna politica economica, come siamo davanti a una crisi strutturale della struttura in cui viviamo, del sistema, quindi del modello di sviluppo, inedita, perché mai prima d'ora abbiamo affrontato l'umanità una crisi ambientale, sociale, migratoria, energetica, alimentare, quindi più crisi intrecciate che sono tra loro interconnesse, quindi è una crisi inedita rispetto al passato, terminale, perché sappiamo perfettamente, lo dice la parola stessa, che da questa crisi non si esce assolutamente con lo stesso modello, con la stessa struttura, con la stessa capoccia, direbbe Boaventura de Sousa Santos, con lo stesso impianto culturale. Quindi giustizia sociale, giustizia ambientale ci fanno guardare questa crisi con altri occhi e mettono in moto, e qui arrivo a una condivisione delle tue riflessioni, pongono sul piano della discussione un altro elemento, e qui è un elemento in cui invito tutti alla lettura di un testo che dovrebbe rappresentare un po' un
una Bibbia per certi versi per i movimenti per la giustizia ambientale e sociale, che è un testo, uno dei testi di Boaventura de Sousa Santos, la fine dell'epistemologia del Nord. E cioè l'avvento dell'epistemologia del Sud, quindi della sociologia dell'assenza, ecco quello di cui tu parlavi, noi lo traduciamo nella sociologia dell'assenza. Tutto ciò che è stato pensato fuori dall'Europa è tenuto nascosto, perché solo noi eravamo i pensatori, avevamo le scienze politiche, le scienze sociali. Tutto ciò che è stato tenuto fuori dall'Europa in realtà può tornarci utile, perché come una buona madre o un padre di famiglia, davanti a una crisi di questo tipo, tutti gli strumenti che ti possono essere utili per risolvere la crisi devono essere portati al tavolo della discussione. Da qui l'Ubuntu, il Summa Causa, il Summa Camagno, il Buon Vivir, Vivir Bien, e tutti quei paradigmi di civilizzazione che ci offrono un punto di vista, un'ontologia diversa. Quindi, quando tu parli dell'Overshoot Day, perché magari non diamo per scontato, perché è meravigliosa questa discussione, ma magari chi sta a casa e chi se la vuole rivedere lo deve sapere. Antonello parlava di uno strumento che è stato utilizzato in particolar modo da chi ha dato vita a un altro testo fondamentale, The Limit to Grow, in maniera molto ipocrita tradotto in italiano, I limiti dello sviluppo, ma i limiti della crescita, elaborato da questi quattro economisti dell'MIT, in cui dicevano: attenzione, abbiamo un problema, se continuiamo a crescere con questi ritmi non abbiamo sufficiente germoplasma, materia prima da esportare per tutta l'umanità, e quindi il modello di sviluppo dovrebbe decidere se lasciare 4/5 dell'umanità fuori da questo sviluppo, e comunque prima o poi avremo il problema che se tutti consumiamo 90 litri d'acqua al giorno come un cittadino californiano, prima o poi dovremo inventare 3 pianeti in più per garantirci quel modello di sviluppo. E siccome avanzano 2 pianeti? No, e quindi non ci sono. Il tema della complessità e dei limiti si pone, per cui l'Overshoot Day è quello studio che ricordava Antonello, perfetto, devi aggiungere solo la cattura dei materiali, della materia prima, però, cioè quanta materia, 5 miliardi di rame, capito, anche quella roba lì, che rappresenta il metabolismo sociale della Terra, ci dice la Terra, essendo un sistema autopoietico in continua trasformazione, quindi si regola al proprio interno in base alle sue capacità di autorigenerazione e auto-organizzazione. Noi siamo parte di questa cosa qua. Per cui io ogni tanto trasecolo tra noi occidentali, mi devo dire, perché non riesco a capire, ma se veramente facciamo a sentirci, a definirci come delle divinità extraterrestri, perché dico, ma avete capito che siamo gli uni colleghi, cioè non è folklore dire che la vita è una rete di vite interconnesse e le relazioni sono tutte inseparabili. Non è folklore, non è una frase strappa applausi, ma è biologia, sono leggi della termodinamica, è quello che abbiamo studiato su come si evolve la vita su questo pianeta, è complessizzazione simbiotica molecolare, anche questa è dialettica, hai ragione. Dialettizzare è positivo, non farlo cristallizzerebbe le relazioni come stanno e quindi a noi non conviene. Quello che dici tu, i biologi dicono è complessizzazione simbiotica molecolare, cioè noi scambiamo da 3,5 miliardi di anni tra tutte le entità viventi, quelle cose positive le portiamo avanti e si chiama simbiosi e miglioriamo, quelle negative le buttiamo via. Quindi in questo confronto, in questo conflitto anche che tu ricordavi, è utile all'evoluzione della vita. Il problema avviene quando tu non confliggi, non dialettizzi, anzi competi all'interno della specie e ti estingui. Pensate l'assurdità di vivere dentro un modello economico, filosofico e culturale che ci porta alla guerra e all'estinzione, perché è fondato sull'individualismo e quindi rifiuta che cosa? La massimizzazione dell'utile. Lo faccio io il discorso d'economista. Sapete quando massimizziamo il risultato? Solo quando cooperiamo. La Ahlström, che ha vinto il premio Nobel, la compianta Ahlström, ha smontato la teoria dei giochi dimostrando che massimizzare il risultato lo fai con la cooperazione. Amartya Sen ci ricorda che solo la capability consente il massimo, intanto fa fiorire al meglio le mie capacità e le fa funzionare insieme agli altri. Sentite che meraviglia. E questo vale per l'individuo umano, quindi per la natura umana, ma anche per il resto della natura, perché per far fiorire al meglio un'entità vivente, farla e mettere le sue capacità a disposizione degli altri, si lavora così per fare giustizia. Quindi allora l'Overshoot Day ci dice, ma voi lo sapete che il 71, quando lanciamo questo libro,
ce l'avevo qua la scheda, vedi? Nel 70 l'Overshoot Day è il 29 dicembre, cioè il 29 dicembre ci siamo mangiati tutte le risorse che la Terra è in grado di produrre. Tu mi dirai, vabbè, poco male, Giuseppe, fino al 31 dicembre facciamo la dieta. Tanto sarebbe sbagliata l'interpretazione perché continuiamo a consumare. Ma il problema è che nel 2018 era il primo agosto l'Overshoot Day, no? Adesso, insomma, evitiamo di parlare di sfiga, anche se è interessante, mi è stata fatta una domanda perché io faccio la formazione sulla sostenibilità proprio ai docenti di Roma sulla sostenibilità. E mi chiedevano, ma come mai nell'anno del Covid l'Overshoot Day è andato avanti, cioè ha migliorato, no? È quello per le capacità straordinarie della Terra di riadattarsi, quindi non è vero che siamo vicini alla catastrofe, che c'è un tempo alla rovescia, è vero che se noi cooperiamo con la Terra, la smettiamo di fare guerra alla Terra, in poco tempo, come avete visto, c'erano i delfini a Venezia, nei porti di Genova, respiravamo meglio, quindi è indicativo. Ma l'Overshoot Day ci dice, quindi non voglio arrivare a quella che anche Speranza Martinez definiva una contabilità fastidiosa della natura, ma prendiamolo solo, Antonello, come uno strumento per rafforzare il dubbio in chi non sa niente o sa poco, che il modello che sta portando avanti, anche perché se siamo minoranza dobbiamo parlare a quelli che non la vedono come noi, e magari non è vero che non la vedono come noi, perché credetemi, quando io parlo ai ragazzi, ai docenti, in maniera semplice, partendo dall'Overshoot Day, ci arrivano a capire che allora è sbagliato il modello, perché se stiamo così, e io gli dico, vabbè, ma avete capito cos'è? Ecco, la domanda è, e quindi Antonello, che cosa contraiamo? Un deficit ecologico. Ma quel deficit ecologico, se lo edulcoriamo dalle posizioni filosofiche e lo traduciamo concretamente nella condizione materiale mia e tua, sai cos'è? Aumento della povertà. Boom, è questo che vi abbiamo dimostrato, che è deflagrante dall'altra parte, per quello si tiene nascosto, e cioè il tema non è che abbiamo un problema ambientale, io mi rifiuto di definirmi ambientalista, le questioni ambientali sono tutte maledettamente sociali, interrogano l'essere umano, perché il problema dell'Overshoot Day si traduce in economia, che l'UNDP finalmente nel 2011 ci invita, mentre noi eravamo a Cancun alla cumbre de los Pueblos, organizzata dai movimenti, all'incontro mondiale dell'Agenzia per lo Sviluppo e ci dice, è vero, adesso dirò una brutta parola, la traduciamo, la curva di Kuznets, dell'economista Kuznets, presa da liberisti a valore, cioè cresci adesso e preoccupati dopo dell'ambiente dei poveri. Non ti preoccupare, in questa curva a campana, all'inizio il PIL sale e aumentano anche i problemi ambientali e sociali, ma dopo più PIL facciamo e più rientreranno i problemi ambientali. Quindi non vi preoccupate dei poveri e dell'ambiente. Quello ci è stato detto a Città del Messico nel 94 fondando il GATS, quando il GATS diventa WTO. E molti si interrogano su questa spinta enorme che le politiche di aggiustamento strutturale iniziano a dare. E tutto deve diventare mercato, la liberalizzazione dei mercati, l'espansione dei mercati, inizia lì. E noi abbiamo detto, allora a questo punto, se la curva di Kuznets non vale, in che cosa si sono tradotte le Overshoot Day? In aumento della povertà. C'è stato confermato, ripeto, perché questo è un fatto eclatante, tutte quindi le ingiustizie ambientali che voi vedete a Roma come nel mondo si traducono innanzitutto in aumento della povertà e dell'esclusione sociale. Questo ci dovrebbe portare a ragionare allora in altri termini. Basta la giustizia sociale e la giustizia ambientale secondo voi? Secondo me no. A me hanno insegnato questo non solo le comunità indigene, le comunità contadine, ma i più grandi intellettuali e scienziati del mondo con cui ho la fortuna e il privilegio alla Forrest Gump di aver lavorato e di lavorare ancora. E cioè, e qui arrivo alla giustizia ecologica, dobbiamo o no fare un salto di tipo culturale? Uno dei miei più importanti maestri, che è stato Stefano Rodotà, quando ci insegnava il concetto dell'intangibilità della dignità umana, insomma lui è stata l'anima della rete dei numeri pari, anima, un testimone che poi raccoglie il professor Azzariti, portando il lavoro fatto da Stefano Rodotà, era esattamente quello. Dobbiamo o no garantire il diritto all'esistenza, ci spiegava Stefano l'articolo 34 della Carta di Nizza, quindi anche lì c'è una contabilità brutta, ma andava fatta il 60% del reddito mediano pro capite del paese di origine indicato come soglia sotto la quale non andare. Da lì la necessità del reddito minimo garantito e dei social pillar. Bene, Zaffaroni, ex presidente della Corte Costituzionale argentina, come altri
costituzionalisti latinoamericani o indiani, a un certo punto si sono interrogati, hanno detto, ma noi, visto l'Overshoot Day, vista la relazione inseparabile con le altre entità viventi, visto che ci rimetto io dalle pandemie, dobbiamo o no riconoscere diritti alle altre entità viventi su questo pianeta? Cioè, i pipistrelli della frutta hanno o no diritto alla vita? E no, questo è il tema vero che ci dobbiamo porre anche chi si definisce di sinistra e progressista. Perché se non sono io il centro della vita, perché ho compreso, non in termini spirituali o folclorici, ma scientifici e pratici, che ho bisogno che gli ecosistemi funzionano adeguatamente per continuare a funzionare io, devo capire, ma quindi devo riconoscere diritti a quell'ecosistema e a quelle entità viventi che consiste, mi danno la possibilità di riprodurre la vita? E questa è stata la domanda che ci ha portato ai concetti di diritti della natura e quindi di giustizia ecologica. Giustizia ecologica significa fare giustizia alla natura. Visto che la natura non parla, ma manda segnali. Come fai giustizia? Riconoscendo la tutela e titolarità giuridica. Quindi l'altro grande tema è come portare, come è stato fatto in Ecuador e Bolivia, innanzitutto, i grandi temi, le grandi riflessioni che abbiamo fatto per un nuovo percorso costituente, un nuovo patto di civilizzazione, dentro il rango più alto delle leggi, cioè quello costituzionale. Che non significa che poi abbiamo finito di lottare, perché come lo insegna Gaetano, le costituzioni sono cornici che poi vanno, no? Vanno spinte, vanno anche modificate, ma è interessante che i movimenti per la giustizia sociale e ambientale si sono spinti al punto non solo di aver dato vita alle più grandi novità di questo millennio, il Forum Sociale Mondiale, vi faccio notare, è il frutto del nostro lavoro, non della vecchia sinistra degli europei, no, è frutto delle lotte, dell'ecologismo dei poveri, dei movimenti per la giustizia ambientale e sociale che hanno detto abbiamo bisogno di una nuova visione del mondo, non ci basta quel paradigma. Boaventura de Sousa Santos scrive un testo, La nuova teoria dell'emancipazione sociale, tradotto dalla CLACS, quindi l'Accademia di Scienziati Latinoamericani, e dice dobbiamo, proprio noi, anche chi viene da sinistra, accettare e comprendere come giustizia sociale, giustizia ambientale e giustizia ecologica siano tutte collegate dentro un nuovo paradigma di civilizzazione che mette non il tu l'hai chiamato ecocentrismo, noi parliamo di biocivilizzazione, preferiamo parlare di questo, o per non dare centralità a niente, perché il centro nell'universo non esiste, è in espansione, anche quello è un errore di interpretazione. Se non esiste il centro, no? Allora evidentemente se siamo in espansione anche come universo, noi dobbiamo ragionare in altra maniera. Per cui il portato dei movimenti, quindi un pezzettino di contributo che con i miei testi, quindi con Per amore della terra, Buon vivir, Radical Shock, proviamo a produrre, visto che questa non è farina del mio sacco, è farina del sacco collettivo. Io faccio parte di una comunità di attivisti, di intellettuali, di scienziati, che da Vandana Shiva a Boaventura, a Frei Betto, a tanti altri, venendo da mondi diversi, chi dal marxismo, chi dall'ecosocialismo, chi dall'ambientalismo scientifico, dal socialismo giuridico, arrivano a comprendere la necessità di una nuova visione. L'abbiamo fatto partendo da cose pratiche, per cui il tema sollevato dal libro era partire dalla pandemia per vedere come il Covid, se lo affidiamo alle letture, piaccia o no, del centro-sinistra attuale, del centro-destra attuale, fate voi, insomma, delle forze politiche attualmente in Parlamento, il massimo che avremo è dirci se sono favorevoli o contrari al vaccino o al Green Pass. Ma la traduzione pratica del mio diritto alla salute non c'è stata, perché sulla pandemia non stiamo intervenendo. Anzi, io lo dico e sono molto preoccupato, quindi faccio un appello, e dovremmo farlo tutti, da abitante del pianeta Terra, da cittadino italiano, io mi vergogno di un presidente del Consiglio come Draghi, non solo per la battuta devastante di paragonare e semplificare una questione complessa, no, come la vita, come la democrazia, e scioglierla trattandoci come dei deficienti, ma non da paternalista, di più, siamo dei deficienti, quasi oltre il livello di sudditi, sudditi deficienti, in cui si dice, oh, senti, ma tu vuoi l'aria condizionata o la pace? Dai, non mi rompere le scatole.
Ecco, io trovo questo che sia di una violenza devastante, che la semplificazione di pensiero complesso ci porta esattamente alla guerra, che la guerra la si costruisce, la si stava costruendo da tempo con il pensiero, perché il nostro è un pensiero di guerra che non accetta complessità, non accetta dialettica, semplifica tra buoni e cattivi. E qui, come diceva Grazia, io devo tirare innanzitutto fuori il dominus che è in me per migliorarmi, perché ho problemi evidentemente col patriarcato, col colonialismo, con i tanti virus che scavano nella nostra cultura, ma sono ancora più sconvolto di un Presidente del Consiglio che dichiara lo stato di emergenza rimangiandosi 26 conferenze mondiali sul clima e gli accordi secondo i quali noi dovremmo ridurre del 98% le emissioni di CO2 entro il 2030, perché vorrei ricordarvi che noi le studiamo, che le emissioni, se significava ridurre del 55% entro il 2030, questo abbiamo sottoscritto, vi informo che siamo a più 13,7. Quindi facendo i calcoli vi posso dire che dovremmo ridurre del 98%. Io non vedo cronoprogrammi, perché io purtroppo il PNRR me lo sono dovuto studiare per scrivere, commentarlo sui nostri giornali di Libera, del gruppo Abele, su altri e in televisione. Non c'è niente, non c'è un cronoprogramma, non ci sono impegni concreti, è impressionante, manca la priorità sulle rinnovabili, non c'è l'agroecologia, dov'è l'economia circolare, l'idrogeno lo volevano produrre addirittura dal gas, quindi ci trattano da sudditi stupidi, deficienti, facendoci passare come quelli che hanno capito che quindi il gas, Gaetano, non è mica una fonte fossile, no, è un vettore. Quindi sono confuso. Quindi io sapevo che l'idrogeno era un vettore, no? E che quindi il gas è una fonte. Ah, ho capito. Allora, com'è possibile che il Next Generation EU, che è stato pensato per rispondere a due obiettivi, equità sociale, perché l'Europa aveva capito che quelle politiche di austerità ci avevano massacrato, e noi abbiamo fatto 160.000 morti in Italia per la pandemia, concentrati nelle zone dove più è alto il PM2,5 e il PM10, a proposito di giustizia ambientale, e dall'altra parte la sostenibilità ambientale, perché l'Europa implicitamente ammette che con quel modello non ne usciamo. Quindi, siccome non ha il coraggio di scegliere definitivamente, almeno mette in disputa dei fondi in cui dice noi dovremmo lavorare sull'equità sociale e la sostenibilità ambientale. La von der Leyen, insieme a Macron e a Draghi, ci vengono a dire quest'estate che nella tassonomia verde vogliono includere gas e nucleare. E voi capite che è complicato allora parlare di democrazia. È complicato parlare di democrazia, e non lo dico scherzando, e questa fase dovrebbe preoccuparvi tutti e tutte, perché il declino della democrazia nel nostro paese è evidente, perché siamo schiacciati in una morsa. Da un lato i negazionisti, Confindustria, mi riferivo a quelli, non ai Novax ovviamente, a quelli veri, Confindustria, quelli che dicono il problema non esiste, torniamo alla normalità. Mi pare che il Presidente del Consiglio, in un peccato di ego e di ira, evidentemente, abbia messo nella stanza di compensazione dei fondi del PNR dei personaggi che vengono dall'Istituto Leoni Bruni, che se non sbaglio sono esattamente quelli che pensano che dovremmo tutti armarci per difenderci, per la sicurezza dipende da quanti armi ho, che dicono che il cambiamento climatico non esiste, che non c'è un problema ambientale, è follia. Quindi abbiamo questi personaggi a dividere un paese con una costituzione complessa che afferma un pensiero plurale, ma sicuramente non quel pensiero lì, tra l'altro, se la devo interpretare. E dall'altra parte porta i soldi del PNRR in una direzione in cui non avviene nessuna coprogettazione e coprogrammazione nel paese, nonostante l'articolo 3 del Codice del Partenariato Europeo ci dice che dovremmo coprogrammare, coprogettare col terzo settore le reti sociali, perché sono, e quindi noi siamo, garanzia di efficienza e efficacia nei progetti. Perché se tu coprogetti e coprogrammi con me che sono sul territorio, non solo c'è una sentenza della Corte Costituzionale, giudice Antonini, la 131 del 2020, che va oltre, addirittura procedimentalizza l'articolo 118,4, quindi per la prima volta indica come dare vita al principio di sussidiarietà. Io divento antropologia positiva, sono ente noto, cioè traduco, vuol dire che noi di Libera o comitati di quartiere sul territorio siamo lì, la nostra mission è sconfiggere la povertà, le mafie, e quindi tu che sei l'ente ignoto, il sindaco, ti conviene parlare con me che sono l'ente noto, quindi antropologia positiva, per portare avanti i progetti. Ora, quindi delle strade positive ci sono, nel senso la coprogettazione, la coprogrammazione per superare il problema della mancata partecipazione, della perdita di credibilità di una politica non credibile, evidentemente, per far sì che le reti sociali possano partecipare
A livello internazionale, e quindi arrivo a dare una delle ultime suggestioni, poi immagino ci possano essere domande, e come vedete non sono riuscito a rispondere alle tante questioni che avete sollevato, perché sono importanti in quanto tali, ma non serve, un'altra cosa che nell'ecologia integrale non si fa e non avviene, è quello di dire, vabbè, ma abbiamo parlato del negativo e parliamo del positivo, no? Ti devo dare un po' speranza. E anche questo atteggiamento è un po' infantile per affrontare il dibattito, come se... No, è una medicina, te devo dare anche su quella tattica. Diciamoci le cose come stanno. Esistono grossi problemi e come noi abbiamo affrontato la pandemia ci dimostra che non contiamo niente. Diciamocela così, no? Cioè, il diritto alla salute non mi pare che abbiamo utilizzato 38 miliardi gli stessi che spendiamo per le armi per ripubblicizzare, come ci diceva la Fondazione Jim Bay, 37 miliardi di tagli degli ultimi 11 anni nella sanità pubblica. Non mi pare che sia arrivata la medicina territoriale che tutti invocavamo 2 anni fa. Oh, io mi ricordo, ci consideravano degli eroi quando portavamo i pacchi a casa, gli infermieri morivano e noi in televisione parlavamo di ecologia sociale, così, e quindi medicina territoriale e prevenzione. Non è arrivata, giusto? Non è arrivato niente di tutto questo. Quindi siamo in una situazione in cui ci vogliono spiegare che adesso non si parla nemmeno più delle questioni ambientali, che per me sono maledettamente sociali, perché aumentano la povertà, le diseguaglianze, l'esclusione, quindi... Voglio parlare di questo. Draghi mi ha detto che la priorità è rifare i buchi, il carbone, il petrolio. Io lo trovo agghiacciante. Quindi l'invito è a una ribellione di massa articolata verso un governo che non rappresenta la maggioranza dei bisogni, dell'espressione dei desideri degli italiani. È insopportabile non avere un'opposizione. La buona notizia è che la maggioranza nel nostro paese non la vede come la vede il governo, non la vede come la vedono i principali media che ogni giorno lì con l'elmetto decidono buoni e cattivi, buoni e cattivi. Ecco, il mio maestro Boaventura De Sosa ci dice che il pensiero è complesso. E quindi la complessità del pensiero non ammette bianchi e neri, ammette discussioni per trovare mediazioni alte. Per cui a livello internazionale, quello su cui dovremmo un po' tutti lavorare, e questa è l'ultima suggestione, proprio perché giustizia ambientale, giustizia sociale, giustizia ecologica, nuovo paradigma di civilizzazione, abbiamo tanti strumenti con cui poter concretamente lavorare, nelle forme di autogoverno, nelle forme di mutualismo, quindi abbiamo una nuova scienza. Pensate che il Gran Sasso Science Institute ci studia, con il forum di diseguaglianza e diversità, studia la rete dei numeri pari per capire come abbiamo fatto in 3 anni a garantire sostegno attraverso pratiche di mutualismo a centinaia di migliaia di persone nel paese in maniera gratuita. Quindi noi l'abbiamo chiamato, questo ti piacerà di più, la pienezza del vuoto. Non a caso i fisici del GSSI, è meraviglioso, pensate se i fisici del CSI, Eugenio Coccia, che è uno dei più grandi fisici italiani, dice: ma noi vogliamo capire come avete fatto, che vi siete inventati dalle fabbriche recuperate, i laboratori. Vuol dire che non è la resilienza brutta, vuol dire che c'è una forza, una passione che non si arrende, che non si vuole arrendere, che punta al buon vivere, che vuole vivere bene delle nostre comunità a cui possiamo accingere. Ma l'invito che vi faccio è quello a dare forza all'internazionale della terra, quello di cui parla anche il Papa. Il Papa parla di quello di cui parliamo come movimenti, perché io non sono per esempio un cattolico, lo dico con grande trasparenza, ma l'incontro che ho avuto con i movimenti popolari della terra con il Papa è stato forse il momento più alto di politica negli ultimi anni nel nostro paese, perché si è vista la possibilità di una saldatura di un blocco sociale maggioritario ovunque, perché farti vivere bene è qualcosa di molto più utile rispetto a quello che noi vediamo. Pensate agli strilloni della politica, io non vedo grandi differenze. Noi qui parliamo di salute, concretamente lavoro, perché l'unica maniera per rimettere insieme il diritto al lavoro e il diritto alla salute è la riconversione ecologica delle attività produttive, non la transizione energetica. Parliamo di partecipazione, di multilateralismo e non di guerra. Quindi credo che questo luogo, la Fondazione Internazionale Elio Basso, quindi Salviamo la Costituzione, il Centro per la Riforma dello Stato, possano essere il centro, invece, nel nostro paese, di un dibattito serio su quello che tu definivi, no, costituzione ecologica. Cioè come noi oggi dovremmo inserire nel dibattito giuridico del nostro paese questo grande tema con una prospettiva diversa, non da ambientalisti, da esseri umani e quindi da natura umana. Perché questo passaggio è un passaggio importante che potremmo fare, visto che qui dal Tribunale Bertrand Russell, insomma,
tante cose che sono state fatte, penso che questo sia un luogo deputato a questo. Noi con i movimenti, con le reti sociali, quello che continueremo a fare è dare forza a questa prospettiva, perché ha ragione Gaetano, il tema è duplice, il modello di sviluppo, per cui siamo molto critici verso un ambientalismo subalterno, verso tutti quei paradigmi che non sciolgono i problemi, ma allo stesso tempo crediamo che se c'è un problema del modello di sviluppo, il problema più grosso sia di natura culturale. Io devo abbattere il dominus che è in me e provare a capire come riuscire a connettere le relazioni che stiamo costruendo tra movimenti, tra reti sociali, tra centri di studio, con un approccio diverso, non competitivo, cooperativo, non fondato sul pensiero individuale, ma su un pensiero complesso, sistemico, che viene arricchito dall'elaborazione di molti. Ecco, questo passaggio culturale ci serve, quindi il ringraziamento, e quindi chiudo su questo, è che possa essere proprio questo luogo che ha sempre visto, essendo un luogo del dubbio per certi versi, che ha dato voce a diversi, possa essere proprio la Fondazione Internazionale Lio Basso a promuovere questo dibattito. Noi ne saremmo davvero tutti felici, per cui grazie a tutti voi. Se non ci sono domande, possiamo sciogliersi. Siamo andati lunghissimi. E quindi, insomma, se ne can de bu. Conosci l'Elga, Massimiliano Montini? No. Veramente loro